Stupido! Idiota! Hai sbagliato di nuovo il portale! No, ma tu me l'hai detto di qua! Ma dovevamo prendere quello alto come noi, non quello grosso e verde! Adesso cosa ce ne facciamo di tu questo grosso detto, e verde? Apri un portale qua, io l'ho aperto qua! Ho capito, ma dovevi guardare cosa stavamo facendo! Tu me l'hai detto qua! Ma li abbiamo già seguiti per specifica. Tutta... Specifica! Brosnar! Tutto... Dov'è Brosnar? Brosnar! Brosnar! Mi sa che ci stanno sentendo! Brosnar! Apri un altro portale davanti! Apri! Ma poi si crea quella cosa lì dell'altra volta! E vabbè, chi se ne frega, ci portiamo dietro il bestione! Apro il portale! No, oh, così almeno stavolta... Ah, forse però dovremmo lasciargli qualche cosa in cambio. Sai quella cosa che nulla si crea, nulla si distrugge? No! Mi fido! Fidati, sono un esperto artificiere, quindi... Prendi un tizio a caso da una linea temporale, sbattilo qua dentro, perché sennò non ne usciamo. Va bene questo? Ma credo di sì! E quello che state ascoltando è Fambo! Abbiamo la capacità di fare un casino tutte le volte... Va bene. Per caso non mi dice niente, parte così. Eh no, è più bello così. Non hai seguito. Quello che state ascoltando è Fumble, il primo podcast di giochi di ruolo dal vivo in Italia. Il più bello nel mondo, peraltro. Quello con i più belli, perlomeno i personaggi, che hanno tutti dai 16 di carisma in su. Sì, è vero, siamo bellissimi. I personaggi. I personaggi. Ho specificato subito i personaggi. Ci ascoltate in diretta su Facebook oppure su Spreaker. Ci ascoltate post diretta su YouTube tutte le volte o su iTunes, dove vi invitiamo a lasciare delle recensioni e delle votazioni a 5 portali di stupido idiota. Ne 5? No, altri 5, no, ti prego. Allora votate QWERTY.it/associati per diventare soci di QWERTY e donarci dei soldi, oppure fumblegdr.it/shop per comprare i gadget e il manuale di Fumble Now, no, Urban Heroes, Fumble con il Now. Codice Fumble Now. Con il codice Fumble Now, ricordate. A proposito di Urban Heroes, vai. No, dillo tu adesso. No, ti volevo lanciare la momento awkward della serata. A proposito di Urban Heroes, per com'è quel gioco, è uscita la puntata di Dungeon Digger, perché i baldi ragazzi che lavorano su Urban Heroes stanno lavorando anche ad altro. I baldi ragazzi, infatti sono molto prolifici comunque, e quindi fanno un sacco di roba. Esce questo bellin gioco su Kickstarter, è già stato fondato tipo in 5 giorni o 3, non mi ricordo. Mancano ancora 2 settimane alla fine del Kickstarter. Vogliamo le miniature perché le fa Manto, altro andate a vedervele su Facebook, Fumble, la trovate, QWERTY, un po' tu, dappertutto. È quella giocata su che QWERTY. Avete fatto a Parma. Ci sono anche dei poster in stazione, se andate a vedere. E andate ad ascoltare, perché è stata un'odissea a fare quella puntata, quindi tornare da quella puntata, noi. Quanto mi è stato fatelo raccontato, quindi, Claudio, essendo sopravvissuto, penso che abbia preso 4 livelli. Sì, esatto, di rabbia, però 4 livelli di rabbia, e sono morte 3 fate nel mondo. Così, perché nessuno ha battuto le mani dopo le bestemmie, suppongo. No, e non è così che muoiono le fate, no? No. Ok. Ah, no, il gioco. Il problema è che se tu batti le mani mentre schiacci una fata verosimilmente gli fai male. Puoi continuare per sempre. Il caso è questo che ha fatto nel weekend. È come il motore per cui attacchi un gatto a una fetta di pane in marmellata e lui va. Questa sera a giocare con noi c'è un ospite. Ciao a tutti. Andrea. Benvenuto Andrea. Che ha la sfortuna o fortuna di vivere vicino a me e è nato questo amore. Sì, perché no, in realtà è passato davanti alla porta che si è aperta come tipo miglior film horror. Magia. Più film horror, delle mani sono uscite, mani pallide, sono uscite. Mio! L'hanno preso e l'hanno tirato dentro. Che è assolutamente come funziona stupido idiota in questa ambientazione. E difatti se Claudio girasse la telecamera si vedono le catene sulla porta. Perché adesso non può più uscire? Sei stato assediato. Mi spiace per te. Quello che è successo l'ultima volta... È Fumble! No, scusate. No. Quello che è successo l'ultima volta che abbiamo giocato a tredicesima era è che siete finiti nel passato e Thane aveva trovato nella capitale imperiale, Rulin, sì, un contatto del crociato che l'avrebbe aiutato ad arrivare all'imperatore in qualche modo, o almeno sperava che fosse in grado di farlo. Effettivamente gli ha dato un bel aggancio perché gli ha suggerito di partecipare ai giochi nell'arena in modo vincendo da arrivare all'imperatore, perché arrivare all'imperatore per raggiungere il drago che si finge un nano che sta cercando di incasinare tutto. Esatto, io sono arrivato dal bardo e gli ho detto: potresti fingerti un nobile così vado a fare il gladiatore. E lui ha detto: no, il gladiatore lo faccio io. Va bene. Che problema c'è? E quindi noi stiamo andando
con lo stregone che... C'era lo stregone, c'era l'orco, c'era Broxnar e c'era... C'era tutta la forza necessaria per andare a fare i gladiatori. Non è vero? C'era Fitz, sì. E quello che vedete voi... È Fambo! Basta! Girando un angolo, sì? Sentite i passi pesanti di Broxnar fermarsi, di botto. Ha visto un nano. No, Broxnar, no. Abbiamo detto che possiamo... Corro dietro l'angolo. Dietro l'angolo c'è Fitz che sta giochicchiando con le dita dicendo: ah, c'è stato un piccolo problema. Ma che cazzo, ma qui non si può girare letteralmente un angolo. Cosa? Che cosa? Fitz! Non è stata colpa mia, sono stati quei piccoli rettili che mi stavano seguendo dall'altra volta. E se fossimo stati noi a causare il cataclisma con tutto ciò? Con queste cose che stanno accadendo? Con la tolleranza, dici? Sì, forse è possibile. No, con il fatto che sparisce gente, viaggi nel tempo. Però credo di poter andare a recuperarlo. Voi andate avanti, io vi raggiungo. Dobbiamo. E scompare. E ricompare un tizio davanti a voi. Allora, cosa vediamo? Sono abbastanza alto, sul 1,80 m, ho i capelli castani raccolti in una coda, una tunica. Razza? Lunga. Sono umano. Una tunica lunga. Quindi la coda è quella dei capelli. La coda è quella dei capelli, sì. Esatto. Scusate, era brutta. Ma come la tua che adesso senti che sta iniziando a punticchiare contro la natura. Sì, bene. Ho più o meno un 34-35 anni. Non ho niente con me apparentemente, ho uno zainetto sulla schiena, un piccolo zainetto e una cintura con una pochette, però non ho armi né nulla di che. Okay. Tu vedi invece un tizio ben vestito, un elfo, un liuto appoggiato di fianco, un'arpa, dei tamburi, delle nacchere, e dietro un enorme falce, proprio quelle da a due mani, da falciatura, come si dice? La falcia da mietitura, esatto, elegante. Proprio quella da tristo mietitore. La lama è completamente smussata, comunque è un bellissimo elfo che si gira verso un cristone di 1,90 m, capelli neri tenuti molto ordinati con un taglio militare abbastanza spartano. Gli occhi un po' inquietanti perché dentro adesso balugina una luce un attimino troppo accesa e troppo fissa, tipica dei folli. Tratti squadrati abbastanza nobili, due spalle così, un'armatura e una cappa da viaggio abbastanza rifinita che ne denota un'estrazione probabilmente legata o nobile o borghese o legata al clero, perché non è un abbigliamento che si possono permettere. E mentre mi avvicino, uno con la falce, uno con la falce da passo, senti che gli dico ma ci hanno sistemato Broxnar? È molto, molto più bello. Arriviamo subito. Giusto. Broxnar? Non sembra che l'abbiamo sistemato, è grosso la metà. No. È appunto, sistemato, era bruttino. Non per la stazza, quello là non è un problema. Sono Will, piacere. Will, piacere. E che? Da una strada a lato sentite Will! È volto. Ok. Cafone, mi stavo presentando. Voi vedete il vostro contatto del crociato, Morobar. Ah, sì, ok. Che si sta guardando in giro chiamando Will, dove sei? Ah, sei qui. Sto arrivando. Stavamo andando, vedo che hai già trovato i miei compagni, non ho capito come tu sia andato avanti, ma va bene così, so che fa parte... Ti puoi spostare tipo porta dimensionale? No. Sì, voi tenete i tuoi segreti, va bene. Arena, potrebbe essere un avversario. Beh, vabbè, non so. Tane, al... Piacere, Tane al dobbiamo... Lui? Conosciamo? Tiriamo un attimo e poi... Ti do la mano. Piacere. Oh, piacere. Molto piacere. Alphonse Mortimer, Ginevra, dei Visi di Acque Scure. Molto lieto di Alphonse Mortimer. Al. Meglio. È la versione breve della versione breve. Ho sempre immaginato che tu abbia un nome addirittura più lungo di questo, ma lo scorci per cortesia. Beh, dall'elfico al comune si traduce di solito in maniera un po' diversa. No. Dove sono quello grosso e quello piccolo? Pensavamo che quello grosso fosse lui, visto che è uscito da un muro. Ti avevo detto che quello... E tipicamente la gente grossa... Ma non hai visto niente? Cioè, tu sei apparso qui in mezzo alla strada?
Hai sentito solo qualcosa prenderti per una spalla e ti sei trovato qua. In effetti, però era nella no, quello era Claudio qualche giorno era fa. Era dietro l'angolo. In effetti l'angolo. Mi sto domandando che cosa ci faccio qua e chi siete voi. Te li avrei presentati. Ma quindi voi eravate qua fino a poco fa? Sì, vi stavo arrivando perché ci dovevamo trovare all'ingresso. Tu ricordi di essere venuto qua con lui? Sì. Ah, beh, quindi ti succede spesso che partano i tuoi tutti poteri giorni, senza... Tutti i giorni. Ah, ok, a posto. Comunque... Quindi deve essere uno stregone. È un... Non è che tutti gli stregoni non hanno controllo dei loro poteri. Beh, siamo noi che ci accompagniamo. Detto lui. Penso fosse io. Sono Will, non è necessario darci delle etichette su quello che sappiamo fare. Ma non è il nome forse un'etichetta? È diversamente sessuale come te, benissimo, vi intenderete alla perfezione. No, volevo dire una cosa. Potrebbe essere assessuale. Sarebbe divertente, devo ammettere. Io sì, faccio sorridere molte persone. Non le donne. In genere con un taglio da qui a qui. Queste sono facezie. Come? Pensavo che quella spada ti avesse insegnato qualcosa. Amico, sono piccolezze. Sì, un mio amico, diciamo di sì. Sono tutti così quelli del crociato, ne conosci altri? Ti ricordi quando ti ho detto che ho viaggiato nel tempo? Ecco, il così, nostro... Così, diciamolo a tutti, no? Il nostro amico... Lui lo può sapere. Mi urlo. Ehi, abbiamo viaggiato nel tempo! Tanto chi ti crede, no? Pare che il nostro compagno abbia ancora un po' di problemi a controllare i suoi poteri. E quindi puoi aspettarti che le persone compaiano e scompaiano in maniera abbastanza incontrollata. Certo che è stato Fitz. Ma è stato tirato via Fitz? No, Fitz ha cercato di sistemare. Sì, però poi è stato tirato via ed è apparso Will. Non è allora, un momento. Allora, vediamo di... Beh, comunque puoi aspettare per un attimo le cose. Cosa ci fate qua? E da dove venite? Noi siamo qui per combattere nell'arena e veniamo da Top Secret. Sì, ecco, purtroppo non ho ancora detto a Will tutto ciò che è successo perché ho detto. In realtà l'abbiamo detto, in realtà veniamo dal futuro. Io vengo da Trachis. Sì. Io vengo da Trachis. Trachis è una città che conosci. Aspetta, esiste già. Aspetta. Vieni da Trachis quando? Vicino. Io vengo da Trachis quando? Io vengo da Trachis a molto tempo da ora. Sono Lord Inquisitore di Trachis. Non in questo tempo. Sono venuti qui per sistemare la linea temporale. Mi impettisco tirandomi su. Non lo so, mi o sembra... O per sputtanarla per sempre, non l'abbiamo ancora capito, però... Credo più la seconda. Forse. Ma c'è da combattere nell'arena. Possiamo metterci alla prova intanto. Beh. Che è il motivo per cui ho invitato Will. Credo che possa essere d'aiuto a voi. Ah. Anche se non direttamente, magari, però potrebbe come avere... Come te la cavi? Qualche... A far cosa? Combattere nell'arena. Ma perché dobbiamo combattere nell'arena? Mi sfugge questo. Per la gloria, l'onore e per arrivare dove dobbiamo arrivare. Perché ma forse c'è un altro modo. Cerchiamo di... Allora, andiamo in un luogo in cui possiamo parlare. No, ma ci siamo già iscritti. Noi partecipiamo, solo che siamo con un orco. Ma non è vero che ci siamo già iscritti, non è vero. Ma vogliamo combattere nell'arena perché? Perché è un'ottima identità di copertura. Dobbiamo avvicinarci alla nobiltà del luogo, sappiamo che combattere nell'arena era divertente la gloria. La gloria è l'identità facciata, di copertura. Dov'è Brockstar quando serve? La gloria e l'identità di copertura non sono un lui mi avrebbe esclusivo. Capito. Io è da stamattina che sono sovraeccitato per l'arena. Ok, lui ti avrebbe capito, ma non ti avrebbe ascoltato perché è stanco di ascoltarci. Comunque, ci serve avvicinarci a queste persone. Combattere, portare dei gladiatori è un ottimo modo per farlo. Ci serve avvicinarci a queste persone perché, perché la persona che stiamo cercando è una persona molto pericolosa che sta mettendo in testa idee molto pericolose all'imperatore, è proprio lì. La nostra missione è avvicinarci a questa persona, togliergli la pelle di dosso, non toglierla di mezzo, diciamo. Perché volete fare questa cosa? Perché per l'onore e la gloria? Perché nel futuro... Perché veniamo dal futuro? Nel libro, non di ci crede. Libro di crederci, te l'avevo detto io. Chi se ne frega. Nel futuro, non è una cosa cui è facile credere. Sì, ma è la motivazione. Nella che... vita bisogna fare dei tentativi per vedere se le cose riescono o non riescono. Esatto. Nel futuro da cui veniamo, l'imperatore e il potentissimo arcimago hanno cominciato a farsi guerra e hanno causato un cataclisma che ha sconvolto tutto il mondo. Ok? Facendo morire un sacco di persone, facendo sommergendo la maggior parte delle terre attualmente emerse. Questo è ancora da vedere. Io
non vi chiedo di fidarvi, non vi chiedo di convincervi, è quello che ci muove. Tu pensi, d'accordo? Tu credi veramente che veniamo dal futuro? Ma sicuramente siete delle persone strane, il modo in cui sono arrivato qui è molto strano, è tutto molto strano, sicuramente voglio saperne di più. Non vi voglio salutare e dirvi è stato un piacere, voglio capire qualcosa di più. Diciamo che riuscire a togliere il nano, di me, il nano, la, questo, questo araldo, questo, questo drago di mezzo potrebbe evitare il cataclisma di avvenire. O peggiorarlo, perché noi non abbiamo controllo, sappiamo soltanto com'è il nostro futuro. Diciamo, noi sappiamo che se questa persona, muore, succedono brutte cose. Beh, in ogni caso lo vogliamo uccidere perché è un empio e corrotto. Questo lo davo per scontato. Ma lui anche è uno del crociato? Beh, non necessariamente, ma con la giusta moneta un po' tutti possono esserlo. Ah, un mercenario. Sì, quanto vuoi per combattere nell'arena? Quanto gli diamo? Quanto gli dai? Una lancia libera? A te interessa la nostra missione? Diciamo che voglio scommettere su di voi. Non siamo volgari, non iniziamo subito a parlare d'oro. Ci siamo appena conosciuti. Difatti io parlo di lame, agguati, magia, visto se la sai usare, stregoneria. Non so usare la stregoneria. Sì, e come sei arrivato qua? Ma perché dovrebbe essere stato... Proprio il fatto che tu non abbia capito nulla di me, forse questo... mi pone un passo avanti a te. Un opzionico, forse. No, perché altrimenti lo starei giocando io. Onestamente, penso non sia delle scelte del manuale. Ma non importa. Ma c'è nelle leggende. Ma si può adattare tutto. Ma poi c'è nelle leggende. La prossima volta te lo chiedo, allora, Master. Io potrei aver avuto un passato simile al tuo, per quanto mi ci sia... allontanato, e so come persone come te possono risultare piene di risorse in modi più sottili della mera violenza o della fin troppo spettacolare e manifesta magia. Quindi, perché no? Tu hai deciso di scommettere su di noi e vedere come va questo tiro di dadi. Qualora dovessi decidere in un secondo momento, mosso dalla curiosità, di scommettere contro di noi, ricordati sempre che le conseguenze... Domanda. Non è una domanda, è un'affermazione, stavo dicendo, è una promessa, anzi, ricordati che le conseguenze dello scommettere contro di noi sono che mi arrabbio. E io sono molto spiacevole quando mi arrabbio. In effetti nella mia testa mi stavo domandando che cosa mi impedisce di andare ad avvertire questo nano drago del vostro piano. Perché mi stavo solo domandando, non però... sai neanche chi sia. Hai presente il crociato? Hai presente? Taglia le gambe. Si chiamano legamenti del crociato per un motivo. Questo. Sono grazie, bello. Grazie per la citazione. Ma ho già deciso di scommettere su di voi. Beh, ci mancherebbe, altrimenti perderesti i tuoi soldi. Non credo parlassi. No. Fa niente. L'importante è che siamo arrivati a un punto. Sì. Direi che da adesso in poi possiamo lavorare quindi, insieme. Quanto scommettiamo noi su di noi sull'arena? E quando andiamo intanto? Beh, le nostre vite mi sembra un buon piatto. Non vedo perché non guadagnarci anche qualcosa, dato che stiamo cominciando a morire. Ma tanto le opzioni sono due. Intanto, se tu credi che perché puoi partecipare anche tu a questo mio ragionamento sulle due opzioni, perché se credi che veniamo dal futuro. Allora, primo, vedi, comunque sono sovraeccitato e agitato. Allora, primo, se è tutto ciclico e quindi torniamo al punto che dobbiamo tornare qui per rifare tutto, non possiamo morire nell'arena. No? Teoricamente no. Beh. Ma per me non è tutto ciclico. No, dico, metti caso che... Beh, se, fosse, allora, sì, certo. Se fosse ciclico, sì, esatto. Sei in grado di morire nell'arena. No. Ci sono mille possibili... Sì. Ah, è vero, potremmo morire qua, nascere in un futuro. Ma voi non siete qua. Tornati dal futuro in questo momento. Per siamo nati, siamo terra, nati in un punto del futuro. È vero, ha ragione. Sì, ma non possiamo sbagliare se è ciclico. Perché vuol dire che siamo tornati poi indietro. Non possiamo, okay. Non possiamo evitare di sbagliare. Esatto. Il che non vuol dire che non possiate morire. No, questa cosa non possiamo devi morire. Questa cosa di paradossi di no, morali. Vuol dire che non possiamo morire in realtà. Mi manda i matti. Sì, potete morire. Semplicemente nel futuro ritornerete indietro e ricomincerete. E saremo vivi. Beh, saremo vivi nel futuro comunque. Chi se ne frega. Vero. Questo non ci impedirà di essere vivi nel futuro. Ma io non muoio. O meglio, morirò. E l'altra quindi non vale più. Però voglio combattere lo stesso.
Ottimo, perché non ho altri metodi per portarvi all'imperatore. Sarebbe stato bello avere l'orco. Mi piace teorizzare sul nulla. Veramente. Questo vuol dire che io devo fingermi un gladiatore. Ogni tanto funziona, ecco, le volte ci salva la vita. Fingerti. È vero, ma se posso darvi un consiglio, da qua in poi teniamo il vostro passato, il futuro, il presente, il nano e il drago all'interno delle nostre menti e non parliamo troppo ad alta voce. Ma se non l'avessimo fatto tu non avresti saputo niente. Infatti ho detto da adesso in poi. Mi piace perché è intelligente. Sveglio, sì. I buoni consigli sono sempre ben accetti. Sì, dovrai fare il gladiatore. Non fingerti. Spero che quella spada non sia lì solo per bellezza. Non è di certo per mettersi, cioè per essere messa in mostra davanti a una folla urlante di dementi. Infatti lo stai facendo per metterti in mostra davanti all'imperatore in modo da avvicinarti a lui e uccidere un reietto. Quindi d'accordo. Per l'onore e la gloria. Sì, il problema è che contiamo principalmente a questo punto su di te, perché lui non è capace. Non di combattere, non è capace di dare spettacolo. Proprio zero. Sono molto diretto. Zero. Sì. Ma dopo io è la cosa che so fare meglio, però non so tanto bene combattere. Io penso che tu abbia più potenziale di quel che credi. Sì, però dipende dall'incontro. E ci mancano il quello che avrebbe dato spettacolo, perché probabilmente avrebbe strappato la testa di qualcuno, se fosse stato un nano l'avrebbe anche mangiata. Davanti agli spettatori, e quello che gli spettatori piace, e l'altro che poteva, e l'altro che una volta testimoni ha sprigionato una scarica di elettricità così potente dalle sue mani che il fulmine ha colpito una persona e ne sono morte 5. Beh, siete una compagnia solo per lo spostamento d'aria, cioè, ma non sono qui. Eh no, sono morti. Ma ci... Ah no, no, okay. La brutalità è il genere di spettacolo che questa gente vuole. Sì, il per tuo quello. Compagno sarà perfetto. Pensaci. Il suo sguardo sembra perfetto per questo genere di luogo. No, è troppo pulito. Non piace quello. Potrebbe uccidere 3 persone e gli spettatori neanche se ne accorgerebbero. E quello non va bene. Io riesco a essere spettacolare non quando la gente la ammazzo, ma quando la appendo. A quel punto. E allora prima appendili e poi ammazzali. Se ci sarà qualcuno da punire, lo farò. Beh, adesso non torniamo alla teoria del nulla. Andiamo. Vi servirà anche un nome di gruppo. In genere. Oh, cazzo. Piace. Crociato, dammi la forza. Lo trovo io il nome. Ci penso io. Dammi la forza di sopportare. Devo dire che purtroppo mi sembra quello più adatto. Io sono certo che è quello più adatto. Io ne propongo 3. Le cicciochele morbidose. E deve essere per forza uno di questi. Cosa matita? Vuoi? Vi ho dato un sacchetto intero di matite. E gomme. Perché ho paura. Allora, a questo punto prendo la fetta. La fetta eroica. Vediamo. In italiano, non in elfico, chiaramente. Sì. In comune. Non in elfico è molto bello. Allora, le fette del paladino dove sono? Qua, SPQRS. Sono in ordine alfabetico, è facile trovare le cose in questo manuale. È bellissimo. Allora, Smite Evil potrei aggiungere più 2 di 12. Sai quanto è figo il paladino in questo gioco? Guarda, se non ci fosse stato il paladino l'avrei fatto. Non c'ha le spell però, Allora il paladino, non ha neanche una magia. Qui non ha neanche una magia. Ah, peraltro non tira le magie. Scusa, tu il paladino Roberto? Zero. C'ha solo l'imposizione delle mani e picchia come un fabbro. Io mi sono appena non c'ha nessun incantesimo. Mi sono reso conto poco tempo fa che il paladino e il bardo assieme funzionano benissimo. Eh sì. Giocano entrambi su spese, giocano cioè. Entrambi sul come si dice? Io sto pensando a un nome, scusa che è una cosa perdonami. Dillo però a chi ci ascolta. Giocano entrambi sul carisma e sulle stesse caratteristiche base. Il paladino può utilizzare i suoi usi, le sue class feature bruciando degli spell slot che sono esattamente quelli del bardo. Ok, quindi i tantissimi spell slot del bardo possono essere usati per punire il male a bestia. L'ispirare competenza, quindi i bonus ai tiri funzionano sugli altri e possono essere usati. Senti, cerca di fare un lavoro dignitoso, che stai proponendo. Sì, sì. Ok, io ho paurissima perché gli sto facendo prendere tempo e questo gli dà occasione di elaborare. Non ce la faccio, mi sa fare, ne farò 2. Ok, va bene. Tremendo. E comunque niente, quindi il bardo patatino è bello. Il bardo degli schiaffi paladino è proprio una figata.
Anche perché ci sta anche come, come mood, se ci pensi, il fatto, cosa ne so, che si che suoni, le gesta, che suoni, che esatto, che tenga, sì, 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 ma pensa al paladino, quello, il paladino perfetto che magari ha avuto il mentore, il, cosa ne so, il mentore cavaliere e il mentore mago che gli hanno insegnato a tenere la disciplina, a tenersi il diario, fare le cose, a dare intelligenza, viene fuori un personaggio bellissimo, il bardo paladino è... Ma in tredicesima era non si multiclassa. Vabbè, e allora... Peccato. Ad ogni modo, mentre Alphonse pensa al nome di questa cosa e Tain si concentra sui suoi nuovi poteri. Hai suggerimenti? Sto lavorando, per piacere, lasciatemi lavorare. Morombrar vi porta fino all'ingresso dell'arena e vi dice: aspettatemi qui, io inizio ad andare a compilare i documenti, Alphonse mi servirà questo nome, però intanto compilo il resto. Nel frattempo, guardatevi un attimo intorno e cercate di capire chi sarà il vostro primo avversario. Ok? Posso fidarmi di voi? Va bene. È importante, dobbiamo ucciderlo stonante. Io so che è tutto molto importante, ma io non ti stavo ascoltando, mi spiace. Mi puoi ripetere questa frase? Niente, parliamo, socializziamo con gli altri. Moro, bravo. Siamo qua. Ah, socializzare, sono molto bravo a socializzare. Vedi che il mio sorriso è un po' strano. Giusto. Sì, ho un po' troppo tirato. Ce li ho. Chiaramente non devono essere nomi epici, spiego prima, devono essere nomi che entusiasmano la folla. Quindi queste sono le mie proposte. Possono essere anche ridicoli i nomi, eh? Un nome ridicolo potrebbe attirare... Tu evita di suggerire. Uno punterebbe più il fulcro su di lui. Ed è non c'è due senza Tain. No, grazie. No. Siamo in tre. No, grazie. Questo è un siamo ottimo, devo dire. Quello un po' più vanilla, questo diciamo. Quello proprio base è Bastardi Gloriosi. Però è base. Uno un po' più personale, che è molto bello, è l'ultima nota. Però non sembra molto gruppo. Ma no, c'è molto, non c'è due senza te. No, anche penso un altro è anche bello. Se lui fa vedere bene il simbolo, potremmo chiamarci. È un sport molto famoso da queste parti, soprattutto in questo tempo. Le parole crociate. Anche questo devo dire che richiede molta fantasia. No, non sono tollerabili i due che riguardano me e il crociato. Usiamone un altro. Non c'è due senza te. Non c'è due senza te. Cazzo! La democrazia non funziona, l'ho sempre detto. E se poi arriva un altro, cambiamo il nome e il terzo diventa te. Prendo Crisema, la stringo e le do un di 10 punti ferita. Dov'è? No, anche io nido perché dei preferisco dati. Concentrarmi sul dolore. Dove sono i dati? Qua. Allora. Neanche gli NC. Che dadi ti? DST. NC DST. Il logo. Di 8 e di 6. Disegno il logo. No, il logo non è necessario. Se vuoi disegnare, puoi disegnarlo. Disegno il logo. Fammi fare una prova. Le prove da solo, no. Voglio vedere quanto bene viene. 3. Una merda. Scrivo sembra un GST. Io proprio lo prendo, lo giro dall'altra parte. Lo giro. Mi sa che facciamo senza logo. Beh, intanto che decidete, intanto che socializzate, confermate il nome che abbiamo scelto, vado un attimo a prepararmi per combattere. Così non sono adatto. Torno fra qualche minuto. Va bene. Come educato per una volta. Questa è una cosa, sperando che anche lui non si riveli tutto educato e poi ammazza gli innocenti davanti a me. Però no, sei tranquillo. Come scelti altri? Ah, sei ancora qui. Penso che sia più il tipo che li ammazza alle tue spalle. Mi cambio. Ok, sì, metto l'armatura, sì, il cappuccio, no, alle tue. No, quando sto scherzando, guardi dall'altra parte, lo so, sono. È che ho letto recentemente un libro su dei vichinghi che fanno un viaggio a Hel. E ce n'era uno talmente stupido che mi ha fatto venire in mente questo tipo di battute. Mentre vai a cambiarti. Dei giganti, forse. No, l'altro. L'hai letto anche tu. Sì, c'era anche quello che dice dei giganti. Bello. Mentre vai a cambiarti, vedi che ci sono effettivamente un po' di gruppetti che si stanno preparando. Ce ne sono due o tre che ti sembrano. Tagliala quella a tutti. Abbiamo vinto l'arena. Torna di là coperto di sangue. Con bella. Abbiamo vinto l'arena. Ho scommesso su di voi. Uno... Ed è quel personaggio che risolve sempre tutto e non fa giocare gli altri. Uno è composto unicamente da nani. Sono quattro nani
e sono tutti diversamente... Hai sentito Gianni? Sono tutti nani. Ci manchi sono tutti tu. Diversamente armati, Gianni. Ma sono tutti pesantemente armati. Alcuni hanno asce, altri hanno dei martelli. Ce n'è uno che è chiaramente un chierico che ha delle pergamene attaccate addosso. E ti sembrano quelli un po' più sicuri di loro. Un altro gruppo, in realtà, vedi che sono solo due persone. Una è, ti sembra, una troll femmina, abbastanza grossa, saranno 2,5 metri. Ha del pelo rossiccio marrone che le ricopre tutto il corpo. Ma io so qualcosa di particolare sui troll, no? Dico, al di là delle mie conoscenze da Andrea. Potresti fare un tiro di intelligenza più uno dei tuoi background che ci sta bene, che potrebbe essere in questo caso assassino. Va bene. O alchimista. Quindi faccio 14 più intelligenza, no, intelligenza 5, 19 più 4. Sai che sono ancora più acerrimi nemici dei nani di quanto lo siano gli orchi. Si rigenerano, come dicono le leggende. E so però, se c'è qualcosa che posso fare per impedire questa rigenerazione. Ci sono delle formule alchemiche che sono che impediscono ai troll di rigenerarsi. Ti rendi però anche conto che questa troll nello specifico è preparata per l'evenienza. Perché vedi che addosso ha svariate boccettine e ha dei tatuaggi che tu, proprio perché sei stato anche un alchimista, riconosci come formule alchemiche. Se le è scritte dove poteva recuperarle sempre, quindi sulla sua pelle. Però sono delle formule chimiche abbastanza complicate. Ma com'è equipaggiata? Cioè, che cazzo c'ha? Non è particolarmente armaturata. Ha giusto un corpetto di pelle addosso. E ha un grosso martello. A cui vedi che sono attaccate delle altre boccette. Probabilmente sono o esplosivi o acidi che colpendo col martello esplodono. E fanno più danni all'avversario. E il tipo che è con lei invece? Il tizio che è con lei ti sembra un essere... Non è un essere umano, non è un tiefling. Probabilmente è un mutante di qualche genere. E ti sembra che sia completamente privo di intelletto. Che lei lo stia guidando in qualche modo. Probabilmente tramite delle formule di feromoni che lo guidano da qualche parte. Perché vedi che ha una strana escrescenza nerastra che gli sale dal collo. E gli entra negli occhi che sono completamente ripieni di questo liquido nerastro. Bane versus Dane. Chi vincerà? E poi gli altri... Gli altri gruppi ti sembrano più generici, gruppi di cittadini abbastanza agguerriti da cercare di mettersi nell'arena sperando di cavarne dei soldi, ma non ti sembrano particolarmente preparati o con esperienza da arena. Cosa posso fare per cercare di contrastare questa troll in qualche modo, di contrastare le sue formule alchemiche? Non so se mi viene in mente qualcosa. Allora, intanto potresti cercare di capire meglio che formule alchemiche sono e quindi fare un altro tiro di intelligenza più alchimista in questo caso. Però mi viene soltanto 2 più 5, 7 più 2, 9. Quelle che ha scritto addosso non riesce a capire cosa siano. Probabilmente sono scritte in una maniera da troll, per cui non sono chiaramente intelligibili a un essere umano. Però, avendo svariate formule addosso, tu sai che mischiare diverse formule non porta mai a un buon risultato. Ed essendo tu abbastanza silenzioso e in grado di non farti notare, potresti probabilmente scambiare delle fialette che hai addosso. In questo modo, quando lei cerca di usare una cosa, ne usa un'altra e beh, i risultati saranno... Vale la pena di tentare, però non è detto che saremmo i prossimi ad affrontarla. Quindi voglio tenermi questa opzione per dopo. Oh mio Dio, un personaggio che fa dell'intelligence. C'è dell'intelligenza a questo tavolo! Non succedeva da quella parte del tavolo! Non succedeva da un sacco di tempo! E niente, vado semplicemente a cambiarmi. Ok. Tu hai deciso sto talento? Sì. Oh. Sì. Ho deciso che dato che sto continuando a nutrire questi grandi punti ferita e mi sto continuamente nivellizzando, ma senza effetti apparenti sulla spada, prendo punire il male migliorato, che mi fa più 2 di 12 invece che più 1 di 12 al danno, e giustifico di ruolo che
è il risultato che io sto ottenendo su Chris e Grim. Che stai continuando a darle tu ai punti ferita che lei accumula in qualche modo. Già il fatto che tu abbia di 12 mi commuove, devo dire. Io sì. Cambio, come si dice, il io non so che effetti avrà, però dato che Chris e Grim prima aveva un sacco di potenza e energia e adesso è silenziosa per quanto continui a fare delle cose, io Niveo non sono, mi accorgo che nutrendo Chris e Grim mi sbianco, quindi io ho deciso che do vitalità a Chris e Grim avvicinandomi a essere Nicandro. Questa cosa mi causa un sacco di ferite addosso, ma questo non me ne frega una mazza, cioè quantomeno mi debilita. O se prima o poi decidi che questo ha delle conseguenze, anche perché io tutte le volte che faccio il passaggio metto extra magic item, quindi chi lo sa, prima o poi, ma chi se ne frega, mica ho fretta. Io torna Morobrar con i vostri documenti. Io posso, visto che lui ha detto intanto fate amicizia e parlate, guardatevi attorno, io faccio amicizia a modo mio. Ok, fai anche tu un tiro di inquisitore più saggezza. Mio. Perfetto. Uso questo. 18 più 7 più 6. Megoglioni. Wow, 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 wow. Allora, i due gruppi che ha notato lui li noti anche tu. Ok. E noti delle cose in più anche sui nani, che a lui sono sfuggite, ma al tuo occhio da inquisitore no. Ti rendi conto che... il nano chierico non è un chierico qualunque, è un chierico demoniaco. Ah, molto bene. E mi è sfuggita questa cosa. Sì, perché in realtà, perché in realtà alcuni di questi culti demoniaci sono molto bravi a far sembrare i propri simboli molto simili a quelli degli dei della luce. Quindi una persona che non è abituata a riconoscerli ci sta. Non è in grado di capirne la differenza. Io che di mestiere faccio quello, pensa che il mio mestiere è, anche quando sono simboli degli dei della luce, far finta che siano demoniaci e appendere lo stesso alla gente. Quindi figurati, quando poi sono anche giustificato. Molto bene. E in più ti rendi conto che c'è un terzo gruppo, ancora più difficile da notare, che sono seduti in un angolo buio, non hanno armi a vista e sono tutti e tre semplicemente incappucciati e con il mantello completamente chiuso. Vedi solo che gli occhi sono tutti puntati sugli altri gruppi e stanno studiando le persone. Cosa ci fanno qui, Tremere? Cosa è successo? Perché siamo i vampiri? Sono completamente incappucciati, hanno una maschera tirata sul viso, quindi si vede proprio solo la striscia degli occhi. E non saresti in grado di dire nemmeno di che razza sono. Sicuramente non sono nani o halfling, perché sono troppo alti. Ma da lì qualunque cosa potrebbe essere. Gli halfling. Vado... queste cose le dico, se mi ascolta, Al. Torna anche Will. Sì, sembro diverso in realtà, perché... ah, infatti, ok. Ho i capelli sono sciolti in questo momento, ho una cotta di maglia sopra e una tunica simile a quella che avevo prima, però col cappuccio tirato sopra e la cotta di maglia sopra. Ho dei pugnali di lato e una balestra dietro la schiena. E davanti qua una cintura piena di dardi e con qualche fialetta. Ci hai guadagnato in carisma, però quei capelli dovresti tagliarli, in battaglia sono scomodi, te li possono afferrare. Hai anche tre pozioni di guarigione. È un ottimo suggerimento il tuo. Vedi che li chiudo. Ho letto bene l'incantesimo, non è ad aria, prendo quell'altro sotto. Singolo target. Perché si chiama soffio? Perché tu! Tu è più sputo! Sputo del riflusso. Mi avvicino un po'. È schizzo del nero. Un po' a voi. Scusa. Vabbè, scusa. Su via c'è gente che non conosci. Siamo in filo di fusione. C'è gente. Siamo in filo di fusione. La radio a onde corte. Ci sono bambini che ci ascoltano e non capiscono. Comunque, perché sono gli adulti. Comunque proponevano anche. Non capisco perché i loro genitori gli fanno ascoltare stasera. I tre allegri pagliacci morti come nome per il gruppo. Canzone era male, tre allegri pagliacci morti. Però dà almeno fastidio a Tain, quindi. No, e poi è Tain pagliaccio. Quindi non c'è due senza Tain? Non c'è, sì, non c'è due senza Tain. Questo secondo me era più rivolto a noi che ai nostri personaggi. Potrebbe. Quindi non io so ho preso se l'altra cosa. Avete avuto modo di socializzare con i nostri amici. Uh-huh. Punto dietro con lo sguardo. Sì. E sono
curiosi i nostri avversari, o almeno alcuni di loro. Ah sì, avete fatto ricerca? Cosa mi dite? Io non so quella niente. Troll è molto... Quale? Beh, te la indico, vedi... Cioè, è difficile non notarla sguardo. Perché è alta due metri e mezzo. E non si depila da un sacco di gente. Ah, quella! Quella creatura insieme a lei sembra essere assoggettata al suo comando, inoltre ha delle rune alchemiche addosso. Interessante, guardo le rune. Fai una prova di... Bardo. Intelligenza, cantastorie. No, cantastorie di alchimia non c'entra niente. Cantastorie is the new black. No. Per leggere. Sì, ma per sono... identificare tipo cos'è. Ma sono no? Cose alchemiche. O sei un alchimista o qualche cosa che ha a che fare. Ma cantastorie non ci sta. Neanche sono... nobile. Che tipo di pozioni sono? Sono cose alchemiche. Nobile ci sta perché il fluido che gli scorre è nobile. No, allora lo aggiungo. I nobili sono abituati a riconoscere i veleni e le altre sostanze. No, perché sostanze. Pagano qualcuno per farlo al posto loro. Dipende che livello di nobili. Non nobili elfici. Ah, certo. No. Io tiro quel cazzo che voglio, okay. Ma tu la spingi veramente questa roba di background. No, qua non ho detto niente. 20. Ok. Beh, 20. 20. Onesto. Vedi che sono più che altro appunti di formule, non sono formule complete, e sono appunti che si è presa lei scrivendosele addosso per non dimenticare certe cose. Quindi è una neofita, ridacchia. Alcune formule sono... Senza dirlo. Una sicuramente serve a impedire che le formule anti-rigenerazione abbiano effetto su di lei. Anche... So quale? O ce ne ha svariate di quelle? No, ne ha svariate. Mentre stai guardando verso di lei ti dico, non so se vedi la sua arma, attaccata essa delle ampolle. Probabilmente... L'arma? Sì. Le ampolle sull'arma, non ho guardato proprio l'arma. Guardi, lei è appoggiata a questo martellone, alla testa del martello sono attaccate dei tubi, praticamente delle boccette, che usando il martello si spaccano addosso alla gente ed esplodono insieme al colpo. Ok, tipo olio d'impatto. Ma? No, però sono... Cioè, l'olio d'impatto lo spalmi sopra ed è uno strato. Qua invece sono proprio dei megafuochi d'artificio. Esatto. E la mia domanda è, con le vibrazioni sonore che riesci a causare, non puoi fare in modo che queste cose esplodano prima che arrivino vicino? Lo scopriremo durante l'arena. No, però in realtà mi piace questa cosa. No, scusa, giusto, sì, posso farlo. Continuiamo a analizzare la cosa. Beh, però... È molto... Aspettiamo il momento giusto. Io mentre lui parla, sono in silenzio, lo sto guardando, come dire, vediamo di cosa si è accorto. E, ti dico, anche quei nani là sono abbastanza curiosi. No, cosa hanno di curioso quei nani là? Beh, uno di loro è un sacerdote, sicuramente se combattessimo contro anche di loro... Anche noi avevamo un sacerdote. Dovrebbe essere il primo di cui occuparci. Sacerdote... E perché? Perché so che i sacerdoti possono lenire le ferite. Non vorrei dover tagliare qualcosa. Ma come, non conosci il famoso detto elfico healer first? No, non l'ho mai sentito. Quel sacerdote, non penso. Che vuol dire prima il curatore. Molte abitudini. Ah, davvero? Fantastico. E se non sei elfico è difficile. Guarda quelle rune. Quelle non sono rune sacre. Quelle sono rune demoniache. Quel sacerdote... Guardo bene il tizio. Non... Qua ci sta a conoscenze bardiche. Mi avvicino e ti dico: era un non penso che dovremmo abbatterlo perché ha la capacità di curare. Sì, penso che dovremmo abbatterlo perché o ha la capacità di evocare qualcosa di molto brutto, o ha la capacità 27. Di tanto, tanto male. Che cosa ne dice l'impero di questa religione? Finché la mette in un'arena, penso che fa molto spettacolo. Beh, però è una cosa da combattere questa. Se fosse per me, forse potremmo denunciarla in qualche modo. Potremmo. Non c'è bisogno di denunciare nessuno. Io sono un'autorità dell'Inquisizione. Posso giudicarlo io? No, guarda, ho già capito. Preferisci sistemare le cose personalmente, non farle sistemare a qualcun altro. Quindi purtroppo, dimentico ciò che sto pensando. Purtroppo dovremmo affrontarlo nell'arena. Perché se fosse per me, io sarei già lì in questo momento. E non a combattere come... un paradiso. Farò questa cosa per te. Lo elimineremo. Facciamola. Che peccato. Sorrido, Sornione. Invece, per rispondere ad Alphons, il demone si chiama Trot Gumail ed è un demone conosciuto per essere particolarmente portato al raggiro e all'illusione. Si diverte a mettere le persone una contro l'altra, facendo credere che siano i propri nemici. Invece ho anch'io una piccola cosa da dirvi. Vedete il tizio lì, quello lì che venera Trotmugal? Ah, sì. Il demone,
okay. Indicato da lui. Scusate, pensavo tutti conoscessero tutti. Ho fatto due, l'hai già fatto prima. 20. Conosco Trutmugar. Se avessi fatto un meno di 18 non l'avrei conosciuto. Non mi hai riconosciuto le rune? Guarda lì, vedi il corno con la bava lì, la lingua, che in realtà sembra il corno dell'unicorno. E quindi perché possiamo aspettarci. È presente quell'illusione della vecchia con la fanciulla? È il simbolo. Guarda, vedere... Se lo guardi da qui sembra uno della sacerdotessa. Dice che era di fuoterci la mente a faburarci, fare cose che non... Esattamente. Farci fare cose quindi che non occhio... Fare. Beh, in ogni caso sarà il primo. Facciamo un segnale. Caso. Qualsiasi cosa vediamo di strano, se facciamo tipo, che ne so, ci diamo un colpo con la mano dietro la testa, vuol dire che siamo noi. Ma questa che sembra una cosa stupida, forse è la prima cosa veramente intelligente che hai detto. Questa non è una cosa stupida, è una cosa geniale. Cioè, non... Al dice molte cose intelligenti, dovresti ascoltarlo con più è vero, forse... attenzione. Questa è una cosa molto intelligente perché lui non può sapere questa cosa, a meno che non sappia generalmente. Ma non penso che sia la prima cosa. Usare i suoi poteri. Spero che... i vostri documenti sono stati firmati. Non vi preoccupate dei nani perché non combatterete contro di loro ora. Contro chi? Vi indica la troll. Quella cosa è il suo compagno. Pochi minuti. Ah, sono solo in due? Tu sai. Ah. Sì, il loro gruppo è composto solo da due persone. Per rendere visto che l'arena si basa tutta sull'intrattenimento, la gente di qui non è stupida, non molto... devono essere molto forti. Io non sono molto. Ma pure è strano, c'ha gli appunti addosso. Quelli lì saranno per non dimenticarsi le cose. Io saranno 20 anni. Farò in modo che non potrà leggerli correttamente. Ci vediamo fra pochi minuti. Compagni da Rena, aspetta. Quindi forse non è prima mi dite cosa sapete dei troll. Perché io non so un cazzo dei troll. Dei troll? 14 di dado. 19, tutto quello che 25. Sai dei troll, tu Roberto. Si rigenerano, quello è importantissimo. È possibile impedire questa rigenerazione? Sì, ha delle formule alchemiche, esatto, che lo impediscono. Già. E sono tante, difficili. Per quello che è meglio che io torni fra poco. Però non contiamo tanto sul non farle rigenerare. Poi il fuoco, l'acido, per quello no, non ci posso pensare io, cavolo. Ci avevo pensato a quell'altro incantesimo. Come il fuoco, qualcosa che può fare un'esplosione per non farla rigenerare. Nulla di che, no? Solo per bloccare la rigenerazione. Io non posso temporaneamente la puoi bloccare. Non posso usare senza farli danni, solo una roba. Io non posso usare né fiamme né acido. Purtroppo quello che le sapevo usare non c'è. Mentre ti. Quando ti allontani. Io mi volto verso Al. Esplode la testa. Gli dico Al. Will è. Pare essere molto proattivo e molto utile. Ha il difetto di essere un leccaculo e farlo con un inquisitore è una cosa. È una pessima idea. Quindi, quando cercherai. Qualora dovessi perdere la pazienza e decidere di staccargli la testa, tu. Perché lo trovo adorabile? Infatti, tu. Tutto così cupo. Penso che sia il suo lavoro essere adorabile. Ci sta. Per tutti. Sì, è che io lo tollero poco perché per deformazione professionale. Sì, ma tu ci sono tante cose che tolleri poco per deformazione professionale. Anzi, secondo me se facessimo una lista sarebbe più facile metterci dentro le cose che tolleri. Sorrido e dico, in effetti è proprio per quello che ti sto dicendo, qualora la mia indole dovesse prevaricare... Ricordati che siamo in tre senza i due... Tu sei forte, Tain, ma siamo senza i due pezzi grossi del nostro gruppo. D'accordo, appunto. Okay. Nel caso dammi una mano, ricordamelo, perché in più vorrei anche ricordarti che di solito l'arena non ho capito qui. Ah, chiedo al tizio. Ehi! Come funziona? Un combattimento e poi si riposa? Oppure possiamo parlare domani o quando viene organizzato? O se vinciamo tutto di fila fino al tramonto? Beh, in genere viene tutto di fila, ma venite curati dai chierici dell'imperatore. Ok, ma le ferite, ma la stanchezza quella un po' morale? Ah, beh, quella morale no. La stanchezza fisica viene curata insieme alle ferite. Io non ho stanchezza morale, la mia morale non è mai stanca. E che però il mio corpo sì, quindi uso due recovery roll. Se, e mi avvicino a... Cerco di capire, parlando con il tizio. Come si chiama l'amico del crociato? Morobrar. In un modo che non sia tanto anti-GDR come mi verrebbe a me Roberto da dire, perché il mio bardo non sa cosa vuol dire, cosa di fargli capire come funziona l'energia magica o con le spell daily. Ogni volta che finisce il coso ti fanno ritirare come se fosse un combat finito, quindi le daily sono consumate. No, ti fanno tirare anche per le daily. Che parto già con. Ok, che però potrebbero essere consumate. Sì. Quindi. Ma perché non ho niente di giornaliero? Tutta roba volontà. Quindi, perché sei un ladro. Quindi tratteniamoci un attimo.
perché so che tu appena vedi uno, ah, aprite la porta, ah, ti punisco nel nome del crociato. Evitiamolo questa volta e usiamola solo quando serve. Potremmi rivengo i miei poteri. Ti vedo che ti sfiacchi un po' quando lo fai. Sì, hai anche ragione, va bene, vediamo, però... Chris, decapitalo con calma, magari feriscilo prima, poi... D'accordo. Morvar, se noi non dovessimo combattere contro i nani, se non me ne occupo io nell'arena, ce ne dovremmo occupare noi o tu fuori dall'arena, perché quello è empio e a me, come a te, questa cosa non può andare bene. Guarda meglio. Ah, il guerriero, sì, vedo che le sue ferite sono sicuramente causate... Sei stanco, hai fatto finora diplomazia per noi. Il chierico, il chierico demoniaco, guarda dire tutto. Non c'è nessun chierico, sono tutti dei valenti guerrieri, ovviamente. Morvar. Fumble. Cazzo. Me ne occuperò io, d'accordo, e proseguo. Io ho fatto prima 4 e poi io nel frattempo sto leggendo molto accuratamente i documenti. Niente, sono documenti che vi hanno registrato come gruppo, ci sono i vostri nomi. Se non ci sono clausole particolari, io vado a chiedere se c'è modo di fare un'assicurazione o qualcosa del genere. C'è scritto Nicandro? Sì. Io mi sono presentato. Benissimo. Se di base nella cosa che abbiamo filmato non c'è scritto l'arena si toglie ogni responsabilità da qualsiasi smembramento possa accadere, se non c'è scritto cerco di andare a trattare per la cosa. Allora, gli smembramenti sono previsti e sono fatti vostri. Sappiate che... può succedere, loro curano le ferite ma non riattaccano. Allora vado a farmi un'assicurazione. Non riattaccano membra staccate. Allora vado a farmi un'assicurazione, se c'è. O se sì. No cerco di convincere uno che sia una buona idea assicurarmi. Se morite, morite. Chiaro, non vi resuscitano. Però tutta la via di mezzo del armi rovinate, armature ammaccate, tutte quelle cose lì. Quello che mi interessa è se perdo un braccio qualcuno mi paga? No. Cerco di convincere qualcuno lì in giro, uno... che là ci sarà gente affaristi un filo al perché a cercare di fare la cosa, cioè allora. È difficile che accada, quindi in caso sarebbero soldi guadagnati con nulla in cambio, ma okay. Se una specie di scommessa però legale, facciamo un tiro contrapposto tra un ricco che passava di lì e te. Okay. Il ricco che passava di lì ha più 6, è stato generoso, più 6 è stato molto, e c'ha il livello. A più 6 in tutto. I mostri, i PNG non hanno livelli. Ah, ok. Però io qua posso usare nobile. Sì, qua sì. A chi? A chi lo stai dicendo? 19 più 6, 25. Io c'ho più 12. Vai a quando sono sti tiri. 4. No, ma è un'ottima idea. Se ne vada. Perché la gente non capisce? E sentite il corno. Ma io nel mentre riesco a fare non qualcosa, so cosa si perde. Riesco a fare qualcosa per sputtanare le formulari della troll. O magari, non lo so, lei come tiene l'arma? L'arma vedi che è appoggiata per terra e lei c'è appoggiata sopra. E dove sono esattamente le bocce? Sulla testa del martello, quindi che poggiano per terra. Lo so, riesco magari passandogli a fianco. Puoi provare a tirargli un calcetto, far finta di scivolare. Puoi provare a fare una prova di carisma più assassino. Più erboristeria. 19 più 7, 26. Non era 19 quando serviva a me. Più assassino, 30. E la madonna. Figlia, 30, sai. Dammi la fortuna, è mia. Non solo riesci a non farti sgamare mentre lo fai, ma più che rompere delle boccette le stacchi proprio, ce le hai tu. Non sai cosa facciano esattamente tutti gli spettatori che ci stanno guardando. Però segnati che hai 5 fialette della troll. Ok, le fialette della troll, ma non quelle dell'arma. Sì, e lei non se ne accorge. Ha fatto 30 dopo. Vengo verso di voi, vedi, guardo le sopracciglia un po' bagnate. 5 fialette della troll. Sì, per perché ora ormai è canon che Will parla a una videocamera invisibile, lo sappiamo. Per quello è dove questa cosa sarà perfetto per fare l'introduzione. La prossima volta che verrà a giocare con noi, va bene. Sentite un secondo, ho capito. E vedete che la troll sta sollevando il martello e senza dire niente l'altro, il suo minion, inizia a seguirla. Beh, io faccio per andare, guardo verso la troll
Dico, buona fortuna, che vinca il migliore. Migliore. Io sfodero Chris e Grimm, la metto nell'incavo, come facevo di solito. Da tempo fa, cullandola nell'incavo del braccio, e le sussurro nella mente, vediamo se questa volta riusciremo a collaborare. Perché so che non mi risponde, ma io la devo educare. Dimmi che non è tutto terreno aperto. No, non è tutto terreno aperto, e anzi, se stanno guardando in webcam lo vedono. Questi sono massi alti 3-4 metri, cioè sono delle mini collinette. Esattamente qua, guarda, mi piace questo punto. Sentite l'annunciatore, non vedete da dove arrivi, ma vedete che nell'arena c'è molta gente e siete esattamente di fronte, dal lato opposto dell'arena rispetto alla troll e al suo compagno, e sentite l'annunciatore: oggi solo per voi nell'arena, da un lato i tre che non sono di questa città, non si sa da dove vengano, mi copro con lo scudo, i loro nomi sono misteriosi, ma il loro gruppo si chiama Non c'è due senza Tain. Alzo le braccia. Mi avvicino allo stato Sith. Io sono gelidamente immobile. Dall'altra parte dell'arena, la conoscete già, ha già ucciso 18 altri gruppi di gladiatori, Vanuel e il suo schiavo. Chi è il tizio, scusa? Lo schiavo cos'è che era esattamente? Era, ti sembrava un essere umano, okay, con una specie di escrescenza tuberosa, okay, nera in faccia. Ma sai che io non so come funziona il momentum? Quando colpisci guadagni momentum, ce l'hai, punto. Va bene, e lo può steccare? Ce ne posso, sì, avere tre di mano? Sì, c'hai tipo i combo point. Ci piace. Preparatevi al combattimento! E sentite nel di sotto. Io preparo l'azione a quando parte il combattimento. Preparo la balestra, mi sa che sta rotta. Io preparo l'azione, Ok. Sentite che parte anche della musica nell'arena. E le grate davanti a voi iniziano a sollevarsi lentamente. Lei prende il martellone in mano, nota che mancano le fialette, fa un sorriso sprezzante, e vedete che il tizio di fianco a lei sta diventando più grosso, perché quell'escrescenza nerastra lo sta ricoprendo tipo armatura. Tipo Venom? Tipo Venom. Bello. Io cerco di entrare velocemente. E cioè, intanto iniziate a tirare l'iniziativa, che poi ci serve comunque. Primo. Possiamo avere il vantaggio perché ci stavamo preparando? Diventi più destrezza, giusto? Lui ce l'ha già il vantaggio. Tu, voi partite, avete un round in più perché avevate preparato l'azione. Io non avevo preparato l'azione. Adesso non l'avevo detto, quindi io no. 24. Tira l'iniziativa base. Più 9, no? E ti sei ricordato che puoi tirarne due e tenere il migliore? Già. 10. Oh, much better, 18. Much better. 19, 9, 27. Ok, ho capito che questo non è... Io ho fatto il tuo più. Il tuo più 9 è la mia iniziativa. Vedi, se tu non avessi ritirato, partiva prima lei. Lo sto sentendo un nivelo, ho bisogno di un dado nivelo. E invece lui fa un crastissimo 22. Quindi anche lui parte di noi. Ma... Non ci interessa. Will. Va bene, allora la mia balestra che carica... Arriva fin là? Sì, tranquillamente. Gli sparo un bel dardino. Ah, alla troll o al... Alla troll. Ok. Alla troll, utilizzando... Vediamo che cazzo... In mischia. Io uso... Utilizzando un bel attacco base. No, utilizzando... Sì, un attacco base. Io uso il mio round extra per vedere la sua freccia, se fa qualcosa di particolare. Cioè, un round in più noi, no, che abbiamo preparato l'azione. Io voglio guardare bene la freccia per vedere tipo quando la colpisce. Sì, l'hai detto insieme. Abbiamo un round in più e te. Voi sì, io non l'ho detto. E voglio vedere quando lui l'ha colpita, no? Non l'ho ancora tirato. No, è un dato. Voglio vedere comunque se la colpisce, se succede qualcosa al golem. Ho detto, vediamo se fa dei schiavo, magari sono legati in qualche modo. Ho buttato via un 20 per provare il dado. 17 di dado più 9, 26. Io non so se esiste qualcosa alla sprovvista. No, la colpisci e il danno... C'è anche il furtivo perché lei non ha ancora agito. Esatto, in più sono 4 dadi da... Cosa sono? Io faccio di 8 perché ho Improved Sneak Attack.
quindi sono no, 2 no, di 8. No, di base. Di base faccio più 2 di 8 di furtivo e il danno normale che faccio è un di 6 più 9. No, no, e sono 4 di 6. Perché sei di quarto livello. 5 e 2, 7, 7 e 5, 12, 12, 1, 13, 13, 9, 22, 22 e 5, 27, 27 e 7, 34. Una freccia. Mi sta sulle palle perché sa fare le addizioni, è una cosa che mi mette molto in soggezione. Vedi che la colpisci e lei ti punta veramente il suo sguardo assassino addosso. Come sembra che l'ha ferita? L'ha ferita giusta quanto l'avrebbe dovuta ferire un dardo di balestra? Sì. Un bardo di talestra. Un bardo di talestra. Molto preciso. Un bardo di destra. Un dardo molto preciso che l'ha colpita quasi in un occhio, quasi accecandola. Quindi penetra la carne tranquillamente. E però adesso ha tempo di rigenerarsi. Beh, c'ha un round, ci vuole per rigenerarsi. Tocca di nuovo a... No, tu no, non hai ancora fatto nulla. Chi è il primo? No, io ho fatto... Ah, ok. Ho preso tutta l'azione. E allora tocca di nuovo a Will. Tocca di nuovo a te. Scusate, abbiamo fatto in ruolo questa cosa, no? Cioè, scusate, quando io vi ho chiesto dei troll, abbiamo fatto il ruolo, tu hai detto tutto quello che tu sai dei troll. Tu mi hai detto, si rigenera, quindi io so solo che si rigenera. Sì. Benissimo. Ottimo. Ti ho detto anche che col fuoco e l'acido probabilmente non si rigenera. Beh, io alcune culture dicono il sale, ma io lo consiglierei perché poi si incazza solo di più. Critico! Critico! Vediamo se lo confermo. Non c'è da confermare. Non c'era confermo. Non avevo confermato. Che peccato. Come funziona il critico? Doppio dei danni. A doppio, va bene. Quindi faccio 4 di 6 3 8 di 6 e 2 5 5 4 di 6 per 2 5 6 6 3 9 9 9 18. Raddoppio anche il furtivo? Sì. Eh sì. E i modificatori 18, quindi 18, 9, 27, 27 e 6, 33, 33 e 6, 39, 39 per 2, 78 in fronte. La vedete cadere a terra? Io mi volto. Sentite, come Fitz. Sentite, guardo verso e dico presto prima che si rigeneri. No, no, io mi alzo e faccio beh. Più che altro senti da fuori la folla che vedono cadere Vanoel a terra a fare sì! Vanoel! Vanoel! Perché probabilmente è una cosa che succede spesso. Ah, ok, che muore appena esce. Anche perché tocca a lei e vedi che già in quel momento si sta mettendo una mano a terra, si sta rialzando. Sta soccola. Prende delle fialette che ha addosso e le lancia in avanti verso di voi. Non sta cercando di colpire voi, le sta lanciando, certo, più o meno in mezzo all'arena. E vedete che si schiantano per terra. Lo sapevo. E diventano pisciare, io lo sono anche 4, prego subito. 4 piccole, anzi scusate, 5 piccole chiazze di quel liquido nerastro che c'è anche addosso al tizio di fianco. Homunculus. Che prendono più o meno forma umanoide. Sono tipo brunetta, diciamo. Esatto. E sono lì in mezzo che stanno guardando verso di voi e fanno più di voi. Li chiamerò Venom. E bravi. Intanto il tizio, quello, lo schiavo di Vanoel, è diventato completamente ricoperto di quella sostanza nera, ha praticamente guadagnato una taglia e sta caricando verso di voi, passando attraverso alle cose nere che reagiscono alla presenza della stessa, dello stesso liquame e si spostano. Non riesce ad arrivare verso di voi, ma vi sta caricando dritto a testa bassa, puntando nello specifico lui. Eh beh, chiaramente, perché per adesso è quello che ha fatto male. Queste 5 piccole cosette vengono... già agiscono? Sì, hanno fatto 23. Sì, ma sono entrate questo round, quindi iniziamo da quello dopo. No. Quindi avete una a testa, più due che stanno arrivando da dietro. Sono lì dietro, sulle seconde linee. Beh, non attaccano pure. Quanto ti sono mosse? Movimento e attacco. Non loro partivano da metà. Se lui ha fatto come movimento questo qua. Quindi la distanza, quella è media, sì, dalla trolla. Sì. Ah, a posto. Bene. Quindi ho preso anche due stack di momentum, giusto? Così facciamo. Sì. C'è della gente addosso, vedo, un dispiacere. Sono delle piccole pozzanghere di liquame nerastro come quello che c'aveva addosso lui, che hanno preso forma umanoide e vi stanno
attaccando. Nome, nome da, come si dice, etimologico, Sbobus. No, sono Glorp. Glorp. Era meglio Sbobus. Da manuale sono Glorp, eh. Che è il suono che fanno quando vengono su Glorp. E vi attaccano sparandovi addosso la, la loro melma nerastra. Ho detto che c'era lo schizzo del nero, vedi? Sapevo io. Il primo su Tain. La 14 di classe armatura. Sì, domani. Su Alphonse, la 11 di classe armatura. E su Will, la 24. Se lo merita. 24 colpito. Però posso utilizzare l'interazione immediata, roll with it, per prendere solo metà dei danni. Ma lo posso usare dopo, quindi posso vedere anche i danni, come nella sì, quarta. Sì, sì. Allora vediamo i danni prima. Ah, ah. Sono, senti che sta iniziando a bruciare come dell'acido. Erano affogati. Sono tre danni ongoing. Fino a quando non passi un tiro salvezza, sì, ogni round subisci tre danni ma per se, sempre. Ma dimezzare non posso comunque, no? Perché oddio. Continuare, perché sono non lo so. Dimo, dimo... continuati sarebbe. Ah, sì, allora sì. Esatto. Però... la prossima volta che ti colpiscono, se hai già del danno che sta andando, fanno danno normale. Quindi quello, se caso, lo potresti dimezzare. Ah, il prossimo, va bene. Prossimo. Chiarissimo. Niente, allora mi prende il danno. Faccio... ah. Sì, il tiro salvezza tu lo tiri alla fine del tuo turno. Come la quarta. Ed è un di 10. Ah. Cioè, scusa, è un di 20. 11 in su l'hai passato. 0, cioè 1, eh? No, io posso bere la quarta, 15, la terza, dipende, la seconda. 15 o più. 11 o 16, ah. O 5, 11 o 16. Va bene. Va Noel! Va Noel! E tocca a te. Va Noel, li ho lì davanti. Ma lei è ancora ferita comunque, domandona. Sì, vedi che le frecce sono ancora piantate dentro, si è rialzata a fatica e ha giusto fatto il gesto di lanciare queste fialette in avanti. Io sto guardando comunque verso di lei. Sai che comunque senza fare qualcosa di specifico, ammazzarla così è impossibile. Beh sì, andrò lì con le mie fialette infuocate di verso il dopo. Esatto. Tain. Ah, io volevo vedere come funziona. Dove cacchio è? Shadow. Allora, innanzitutto attacco quello davanti a me. Per liberarmi la via, sperando di riuscire a falciarlo con un colpo solo. Sì, lo colpisco. Fumble. Bene. Oddio, questo è un doppio attacco. E la cosa bella è che per provare il dado prima ho tirato e ho fatto 20. Buttandolo via, sprecandolo. E adesso ho fatto fumble. Senti Chris e Green che ti fa: non è colpevole. E ti blocca la mano. Che palle. Tu gli hai insegnato. È vero, dico proprio così. Che palle. Guardo in avanti, guardo il troll e faccio: per me è abbastanza colpevole. E vado avanti usando il mio movimento, facendomi dare l'attacco d'opportunità. No, ma fare disengage. No, perché ha già fatto. Ho già fatto l'azione. No, è un'azione di sì, sì, non lo è per il ladro in quinta. Se non superi il tiro puoi comunque fare la tua azione. Però se hai già fatto l'azione non puoi fare anche il disengage. No, no, ma vado, cioè, tanto nel senso. Il disengage non lo fai in automatico quando ti muovi e se fallisci ti blocchi. No, perché se fallisci... Se no ti muovi subisci l'attacco... No. No, perché se fallisci puoi anche decidere di fare lo stesso e prenderti l'attacco d'opportunità. Esatto. Se vuoi fuma? Io no, lui sì. Fine. Faremo una pausa. Beh, andiamo sul balcone. Direi che 27 ti prende. Sì, 27 mi prende. Sono tre danni di acido che continuano. Non è detto. Sì. Perché? Perché io con implacabile. Fai su prima all'inizio. Faccio sempre. Cioè, lo faccio prima che l'effetto. No, tu lo fai all'inizio del tuo turno. Ah, del mio invece turno. Invece che alla fine. Vero. Beh, quindi questi li prenderei. Questi li prenderesti sì. Lo stesso. In ogni caso, 3. Quindi, non è, facciamo il fight. No, per. Sì. Alphonse. Riesco a passare dietro di lui evitando l'attacco d'opportunità? No, perché non uno davanti. E allora mi sposto facendo il giro andando dietro quella roccia. Facendo disengage o...? No, no. Quindi attacco d'opportunità? Sì. Molti attacchi. Da quanti? No, gli passo di fianco dietro di lui dall'altra parte. Ah, sì. Ok. Lo spingo un po'. No, ma tanto lui non occupa il quadretto. Cioè, nel senso... No, io faccio passare. Sì, sì, chiaro. Faccio... Quindi no, vado vicino alla roccia. Questa? Sì. Ok. Esatto. Un attacco. 12, 8, 20. Preso. Preso. 3 danni. Le ritiriamo di turno le iniziative? No, io devo ancora agire. Mi piace. E alzando le braccia e guardando verso il pubblico, cioè, sono contento che non sia caduta subito, se no dov'è il divertimento? Questo è divertimento! Alzo le mani, a me il fulmine! E lancio la Song of Thunder. Oh, caputtana.
Oh. Esatto, era na 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 thunder. Faccio proprio e tutti gli spalti. Parte, provo, posso fare una prova di carisma? Vai, fai la prova, la cosa fare. Vantaggio. Vedi qua, andava benissimo. Dai. Fitz, che aveva anche il background gladiatore. Era sì. Però bacca, intrattenitore. 17, devo tenere il ritmo. Il background da intrattenitore è figo da ballare. Ci sta, ci sta. 15 più il carisma, 24. Senti che effettivamente iniziano a tenere... Thunder! E la scarico su i minion. Ok. Sprecata. Si ricarica. Ah, come ho detto. Contro la forcellona. Allora, Io tiro a picchiarla. Carisma più livello contro in... MD. Si tira. 19, mia 23. Personale. No, beh, non era cazzato. Ne prendo un dado da 4 più 1. Vediamo la fortuna. 2. 2. Buono. Quella che si ricarica. Sono 5 dadi da 6 più carisma thunder damage. Ah no, questa qua è la song, è solo quick action, scusa. 5 dadi da 6. Due fulmini si scaricano su due tizi. Mica ma, minchia. 6, 12, intanto che fai 18. I conti, faccio un veloce riassunto per Pietro Bianchi che finalmente è tornato. Ciao Pietro. Che chiede, quante taverne avete bruciato? Per ora poche. Nessuna. No, non abbastanza. In tredicesima era nessuna ancora. È un peccato. Quanti punti... Sono appena arrivato, eh? Esatto. Quanti punti fato eroe ha usato Roberto? Ancora nessuno perché non ci sono. Quanti arti ha perso Manto? Incredibilmente nessuno. Però, aspetta, ha perso se stesso, Manto. Non è disperso nel tempo e nello spazio. Quante volte avete mandato tutto in vacca ancora? No, abbastanza. Dai, abbastanza. Un po' di volte. Sono comunque tutto in vacca, no? 6, 12, 18. Ah, ok. No. 25. Vedete le statistiche così. Sì, 25, 3, 28 e 9, 37 danni a 2. Da fulmine. Il bardo se la canta e se la suona. Sì, in tutti i sensi. Poi mi sposto. Ah, 37 no, da lì, hai detto. Sì. Allora. Minchia. Sì, muoiono tutti e due. Ah, ok. E sbirciando dalla roccia la vedo la tipa. Sì, da qua. Questa era la quick action. E come azione, sempre urlando al pubblico. Sì, adesso è una canzone. Sempre gridando al pubblico. Dico: forse facevi meglio a rimanere per terra. Perché sei brutta, grassa. Nessuno ti vuole qua. Qui vogliono solo i belli. Vicious Mockery. Vicious Mockery. Bellissimo. Sempre carisma più diverso. 20! E la Madonna! Critico, allora vado avanti. Mentre i tizi applaudono, inizio a insultarla al ritmo. Critico, direi che l'ho presa a MD, no? Sì. Sono 6 dadi da 6. Beh, sai che Venom facevi fatica con 20? No, con 20 di dado. Ah, di dado. Di dado ho fatto. Beh sì, a giudicare dalla miniatura che hai preso No, ma è con 20. Nice. Quelli che 10, fatto, 20 Heroclix. Heroclix 26, 35, 70 danni. Ok. È critico. Ah, giusto. Bello come bello. 70 continuate danni così col bardo, e in più ma ti supporto. Io mi siedo lì. Ogni round ha il tiro salvezza. O altrimenti se manca un colpo si prende lei metà del suo livello in danni. E che tipo di danni sono? Psichici. Ok. Hai fatto 70 danni di Vicious Mockery. Sì. Sì. Catroia. Perché al ritmo col pubblico che non capiva cosa stavo gridando io. Però lei lo sentiva nel casino. Come, e quindi ne sono così. Sì. E vedi che cade di nuovo a terra, si appoggia al martello, alla pancia del manico. Fuoco, Primo round, quindi escalation va 1. L'escalation è una cosa che aggiungete a tutti i tiri per colpire tutti i tiri di abilità e ogni round aumenta di 1 fino a che non arriva a 6. Anche i nemici? No. Solo alcuni nemici hanno delle cose particolari quando succede. Ok. Io la faccio qualcosa con l'escalation. Però in genere è solo voi. Cioè la disintegro dalla faccia del prendiamo tempo. Vado io, giusto? E tocca a Will. Ma io utilizzo Shadow Walk come azione di movimento prima di aver usato la mia azione standard in questo turno, se non sono ingaggiato. E grazie al buon fulmine non sono ingaggiato. No. Posso fare questo attacco contro tutti i bersagli, targetando il nemico con la difesa più alta mentale. Hop.
17 di danno. Più livello, più destrezza. 17 più 7, più carisma. Più 1. Più carisma. Più 1. Quindi 17 più 8, 25. Con, questo è Shadow Walk. Questo è Shadow Walk. Distanza, scusa. Quindi adesso scompari. Quindi rimuovo. Distanza? No, distanza nessuna. Adesso scompare. Lui entra in un'ombra. Il prossimo round. Fai il prossimo round posso apparire dove mi sarei potuto. Ah, ma una persona? No, contro tutti. Scompaio. Ma li attacchi tutti? No, no, che nessuno lo vede. Non è tipo tutti. Quello che rimbalzi su. No, tutto. No. Okay, poi riesco, faccio il doppio. Sì, sì, poi ricompare dietro a uno e lo attacca. Adesso è scomparso. Io non spero che ci arriviamo, ma se arriviamo tipo al quinto round di Escalation Day, io c'ho una spera che fa tipo 300 danni. Però deve essere tipo la fine del combattimento, se no non si può fare. Prendiamo tempo. Ottimo. Il finale, la nota finale. Sì. È perché fa 8 dadi da 8 danni più carisma per il numero dell'Escalation Day. Fischi, ma... No, scusa, per il dadi da 6 numero di escalation die. Quindi se siamo al quinto è 8 dadi da 8 più carisma per 5 dadi da 6. Minchia. Però non ci arriveremo mai in modo triplo. Però a quel punto la disintegra. Ma anche al terzo fa la sta roba, scusa. Per 3 di 6. Mm. Sì, ma su di una è daily quella. Lei esce da lì in fondo abbastanza arrancando. Oh, non sei carina. Arriva solo a un quarto di distanza dell'arena. Dopodiché, non vedendo nessuno dei due, beve una pozione. E vedete che anche da sotto i suoi capelli, i suoi peli che ricoprono tutto il suo corpo, inizia a fuoriuscire quel liquame nerastro che sta coprendo già lo schiamo davanti. E che nessuno sa esattamente ancora cosa faccia. Il buon schiavo gigante, invece... Beh, lo sappiamo, fa danni. Giusto, tu devi fare tiro salvezza alla fine dello scorso round. Ah, è vero, devo fare tiro salvezza anche se non ci sei. Oh là là, 10. Questa è la prima, quindi hai preso 3 danni. No, devi fare 11. Sì. Da 11 a 20. No, non più 1. No, però adesso che hai finito il tuo turno, devi fare il tiro salvezza. L'ha fatto? Per... No. No, perché allora, l'ho preso fuori dal sì, tuo turno. No, il tiro salvezza tu lo fai alla fine del tuo turno. Cioè, tu prendi danni e fai. Ma non l'hai fatto prima. No, ma io prima, ho agito. Lui ha agito prima di prendere i danni. Poi ha fatto un turno solo. Ha fatto un turno solo. Quindi adesso mi segno 3 danni. Esatto. Tu puoi curare? E devi fare. Adesso quindi l'ha passato, fallito il tiro salvezza. Sì, perché? Adesso segno dove ci sono gli hit point. Non so così. Ah, perché normalmente andiamo. Simone, tutta la tabella delle armi rifatti. Lo so, non posso curare. Di fianco la tabella. Sono un bardo da battaglia. Non c'era genio. Ecco qua. Sono un bardo da guerra, non curo. L'ho segnato sull'impulso. Bellissimo. Io porto le anime allo studio legale. Nessuno di voi è nascosto, nascosto. È convinto di esserlo, in realtà. Non è capace, però no. È scalissimo. E lui salta oltre qua perché ha sentito più rumore venire da ma di io non qua. Sono più là perché ti avevo detto nel bigliettino che mi spostavo dalla parte della mappa. Non mi hai passato nessun biglietto. No, beh... Io devo no, legalmente male. Pensavo fossimo amici, ci intuissimo un po' lo sguardo. Era per la suspense degli spettatori. E invece. E vedi che le sue due braccia si uniscono e consolidano in una specie di gigantesca mazza di liquame nerastro. Bud Spencer praticamente. Che si abbatte con un sonoro 25 su di te. Direi che mi prende. E avendo fatto pari, ti fa 7 danni. E può fare un altro attacco come azione gratuita. 7 danni più 146. E scusi, continua a fare pari. Pari. Però manca 17 contro class armatura. 17. Cazzo. Ti colpisce, sono 7 danni e fa un altro attacco. No, 17 io che sono appena giunto. Non perché rimbalzo. Cazzo. Però non è pari. 27, sì. 18. Preso. E perché rimbalza. Fa bom, continua così. È una cosa bruttissima. Non è messaggio in controllo. La 19. Vabbè, abbiamo perso il bardo, mi sa. 20 di danno. No, 14 danni. Stai scherzando? No. Aspetta. E poi hai fatto di nuovo pari. Sì, comunque vado giù. Ma quanti danni ti sta facendo a colpo che non ho capito? 7, 14, 20. Me ne ha fatti 55. No, scusa, 7, 14, 21. Ah, 20. Sì, giusto, 28. No, 28. In tutto, ce ne avevo già 3. Sbam bam e vedete che sta continuando a colpire qualcosa dall'altra parte. Bam, bam. E sentite il terreno vibrare sotto i vostri piedi. Le tre chiazze tornano in mezzo all'arena perché non sanno cosa fare e vanno a difendere la propria padrona e tocca a Tain. Allora, adesso puoi fare il tiro salvezza. Ah, giusto. Che
Non so sfidarmi di questo dado di nuovo. Però proviamo. 20. 6. Io te l'ho detto, fa schifo. E allora lo metto qua. Prova con questi che hanno fatto non meno di 10. 4. Ecco. Aspetta che lo so io cosa devo prendere. Aspetta! Io ho la gemma della vita. Cosa faceva? Non lo sai. Non me l'avevi, non l'avevo. Te l'avevo detto? Sì. Non era quella lì che mi faceva anche l'effetto negativo? Sì. Era quella? Sì. Tutti gli oggetti magici ti fanno anche l'effetto negativo. Ed era l'oggetto magico, non mi ricordo quello. Se non l'hai segnato... Io ho la gemma della vita. Ok, allora lo scopri quando effettivamente entra in funzione. Che è tra poco. Immaginavo, volevo leggere questo. Sicurezza. Direi che per me è il momento della sigaretta. Dai, aspetta. Boni. Tu non ci sei più. State buoni. Beh, potrei fumarmela anche che non ci sono più. Dalla finestra puoi giocare, si sente se ti entri un po'. Oddio, no, abbiamo spostato il tavolo. Sì, in effetti. Dai, su, che è l'arena, un po' di momentum. Aspetta un momento, un cazzo. Allora. Sono attrezzato. No, perché quella la posso fumare dentro e Claudio. Ma tu lo fai in Milano? Allora, io con un movimento medio mi sa che non ingaggio nessuno a parte i minion. In realtà se arrivi qua si e si puoi sente, ingaggiare o lei o... Mi sembra una grande stronzata arrivare lì. Quindi quello che faccio... O carichi o fai qualcosa da lontano. Da lontano puoi fare qualcosa? Vai sulla tipa, vai sulla... No, non posso fare niente da lontano. Però posso muovermi due volte. Movimento e azione. Quindi quello che faccio è arrivare qui, cioè è spostarmi verso Al tirando dritto. E arrivare a metà, come si dice? Frapporti tra... Frappormi, non solo. Frappe. E con la quick action toccarlo con, cioè, toccarlo con il tallone, tipo quando devi svegliare qualcuno che sta dormendo da troppo e dirgli porca puttana alzati, e questo alzati. È, alzati, e questo è il mio Lion Hand, che non può essere ovviamente gentile, e lui si tira due recovery più 12, però non è qui, quindi suppongo ok, e toccherebbe anche ad Al in realtà. Ma vedi che la tua energia, sì, viene assorbita da quella grossa gemma che ci aveva nascosta sotto. E che cazzo! Adesso scopriamo cosa funziona, come funziona. Che inizia a brillare ed emette sempre più luce. Al non è tornato in vita, ma qualche cosa nella gemma sta reagendo. Forse le devi dare solo tempo effettivamente di agire. Bene, tanto sono lì a prendere gli schiaffi. Will agirà dopo perché ha preferito uscire a fumare. Ebbene sì. E quindi nel frattempo ci massacrano di mazzate. Lei si muove oltre le rocce in modo da vederti e senza saperne leggere né scrivere emette una specie di vibrazione, quel liquame nerastro che le sta uscendo. Che schifo che fa. Che inizia a far vibrare il metallo che hai addosso. Ed è una vibrazione estremamente fastidiosa. La 18 di MD. No, neanche per scherzo. Ok. Ti scrolli un attimo e capisci che in realtà il metallo addosso a te non sta vibrando. Era un'illusione che ti stava facendo. Bene. È un attacco? Sì. Ok. Allora, io faccio due cose. La prima è che con l'elmo del fumble ricarica 11 o più, vediamo se si ricarica. 16, quindi si ricarica. Questo non è un attacco fallito, ma è un fumble. Decidi tu cosa succede con un fumble su questa cosa. Beh, se risuona su di lui, su qualcuno. Vedi tu, vedi tu. Vedi che effettivamente il liquame nerastro che copre il gigante che hai davanti. Mm-hmm. Si sta ritraendo, perché come sappiamo tutti Venom odia i trasuoni, è vero. E quindi si allontana e perde il prossimo round. E se si allontana mi dà un attacco d'opportunità? No, puoi scegliere se l'attacco d'opportunità o perde il round. Perde sicuramente il round.
Le tre chiazzettine di Venom, allora, che sono lì dietro, si spostano e attaccano tutte e tre te. Giustamente. Allora, sono un più 8, 18. No. No. Questo è in bilico. 22. 22, cazzo, 22. Sono 10 danni, perché ne hai già 3 ongoing. Sì, sì, sono 10 danni. E senti che ti si sta appiccicando addosso la roba. Inizia ad appesantirti un po'. Ok. Per ora poco, perché è solo il secondo colpo che prendi. Però capisci che più ne prendete, più diventate appesantiti. Ok. E dato che Will non è ancora comparso, Pain. Allora, io vedo lui stordito. La prima cosa che faccio è cercare di falciare questi stronzi. Ah, ti sembra anche che stia diventando un filino più grosso ogni molto momento. Molto bene, che passa. Allora li falcio, perché potrebbe diventare un problema che si è ignorato. Allora, ho preso la 22. Preso. Okay, anzi, la 22, in realtà ho preso molto di più, ma fa niente. Beh, l'hai preso lo stesso. Gli faccio. Allora, qua io ho svegliato. Sì, sì, perché avrei svegliato lui, fatto agire te, ho fottuto lui, ti ho difeso, avete fatto. E voi eravate fuori da comando, avete fatto un cazzo. Non chiamate, ci sono, io sono fuori dalla scacchiera. Vabbè, agite adesso quando tornate. Tu sei morto, lui non c'era, non lo sapete okay. Che è successo. Giusto? Mi sembra giusto. Allora. Politica di corretta. Io adesso non mi risveglio? Quando adesso che finisce Tain, sì. 6 e 6, 12 e 12, 24. Mi hai curato un recovery? No, ti ho curato un recovery più 12. Allora, scusate, 12, 6, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Fai per 2. Ah, che bello. Aspetta. No, lui è. Ah, scusa. Per 2. Ah, quando mi curano che sono morto, mi curano il doppio. 29. Mi curano e basta. No, quando ti curano che sei morto. Ah, hai speso 2 recovery, quindi. No. Perché la gemma è un oggetto magico che ho, che non ho mai saputo cosa facesse. Beh, me l'ho scoperto. 10, 43 4, punti ferita. 14, 28. Devo tirare anche. Due chiazze di Venom scompaiono. L'altra l'ho colpita. La terra, cioè, come si dice, l'altra l'ho sfiorata, l'ho colpita. O l'hai sfiorata? L'ho sfiorata, allora mi faccio un di 10 di danno e vedo se riesco a toglierla di mezzo per sempre. Ok. Sei. Mi ha interrotto no, due zone. Abbastanza per ucciderla. Due cose continuate. Poi vediamo se da un conscious si perdono. Prima Will che ricompare adesso. Che ricompare, quindi quanti round sono passati? Uno e mezzo. Uno e mezzo, quindi mi posso muovere di una volta e mezzo il mio movimento. Quindi mi muovo di? Di raggio vicino, medio, lontano. Posso apparire qua? Sì. Ah, riappaio qua allora. E vorrei, dimmi se è una cosa fattibile. Io ho questa pozione, ho questa pozione alchemica, no? Che contiene qualcosa di infuocato all'interno, ma non esplosivo, no? Può essere anche del qualcosa di ustionante, no? È una roba volatile, sì. Vorrei colpirla e mentre la colpisco gettare questa pozione che si rompe addosso a lei. Sì. Assolutamente. Va bene, e utilizzo. Attenzione, su Unconscious non dice che se vai giù perdi tutti gli incantesimi attivi. Ma non sei concentrato. Ma non so se ci vuole concentrazione, esiste la concentrazione? Se devi tenerlo attivo e vai unconscious, li perdi. Sì, ok, la usurliamo. Perché? Perché è solo buon senso. Ma che cazzo? Io utilizzo un colpo sanguinante. Vai, Bleed Strike. Bleeding Strike. Oh yeah. Pari, però mi sa che non è sufficiente perché faccio 4 più 9, 13. Più c'è qualcos'altro che devo aggiungere? Tipo che cosa la sprovvista? Non so, tipo assassino. No. Però lei non è consapevole della mia presenza qui. Ma purtroppo non è contemplato in tredicesima. Ma cosa c'è scritto? Va bene, non ho niente. Perché nel fizzo scritto ulteriore Pasquetta? Non capisco. Cos'è? Pasquetta è evidentemente Pasquetta. Passo tutto. Passa tutto. Passo interiore. Lo capite, chi lo sa? È stato un bel tentativo. Devo dire. È stato un bel tentativo, però comunque un filo di corpetto di cuoio ce l'aveva. Hai colpito il corpetto di cuoio. Però faccio danni dimezzati comunque, no? No, fai comunque un tot di danni.
che dipende dal tipo di attacco che hai usato. Dovrebbe esserci scritto in Blitz Strike. Però qua non l'ho scritto. Ok. Dovremmo consultare lo manuale. Tolgo subito, volete solo vedere una cosa. E dopo di lui tocca ad Al, quindi... Però guadagno due momentum comunque, perché all'inizio... Cosa che ho appena scoperto leggendo sulle cose, che nerferà me e Fitz, ma le spell che non hanno come descrittore close combat, se le lanci, attacco d'opportunità. Non puoi perdere la concentrazione, ma ti picchiano. Stammo a? Statua! Cosa vedo di fianco Tain? C'è Tain, il tizio gigantesco... Danni uguale al mio livello. Ben 4 danni, però danni da fuoco perché gli ho esploso anche la pozza addosso. E infatti quelli sono fissi, non li puoi rigenerare. C'è lì davanti Tain che ti stava proteggendo da qualcosa. Di fianco c'è una di quelle creaturine nerastre che sta diventando più grossa di prima. E lancio un battle chant. E il tizio che ti ha sfasciato per terra si è allontanato. Picchio un battle chant sul tizio. Si è allontanato, ovviamente spaventato da me. Siamo due, però è pari. Ricomponiti, cazzo. Quindi faccio: ah, non devi stare qui, muoviti. E mi sposto facendo automaticamente disengage. E vediamo se mi esce l'azione extra. È il primo ancora? No, il secondo. No, il secondo. E questo è il secondo e tra poco inizia il terzo. Azione sì, extra. Molto bene. Ci piace questa cosa. Mi alzo. Gli elfi selvaggi hanno questa cosa che fanno potenzialmente una azione più avanti. In piedi? Sì, ti avevo già spostato in piedi. Se no, non ti muovi. Inizio a intonare la canzone del sangue versato. Cioè, poi ti dico come? Questa canzone del sangue sì. versato. Per i nostri spettatori. La canzone del sangue versato sarà verso la tizia. Che come si chiamava? Vanuel. Alaha. No, Vanuel, un nome normale. Forse stavo semplicemente... gridando il mio grido di battaglia, che non è particolarmente bello, però. Vacca la bindella. Ah, vacca, esatto. Vacca la bindella. Ci penso intanto la canzone, perché questa non va bene. E per adesso prendo la scia. Questa è gratis e batte il chant sul piccoletto di nuovo. Oh, 20 e passa. Sì. Sono 4 di 6. Wow. 10, 19 danni da fulmine. Che però era già ferito da Tain. E sono sufficienti. E come un battle chant faccio. È servita qualcosa, eh? Sì. Continua così, Al. Tieni duro. E mi do 9 punti freddo temporanei. Poi la miniatura di Tain devo ammettere che è molto più figa della mia. Ma questa è stata comprata a Londra perché era un mio perché personaggio. Perché era esattamente uguale in tutto e per tutto a un suo personaggio. Ma proprio. Tu è veramente il suo scudo. Fino alla spada fiammeggiante. È veramente molto tamarro. Ok. E poi tocca a William. Tocca di nuovo a William? Eh sì, perché tu saresti ricomparso prima. Va bene, allora William, visto che non ha vantaggio in questo momento, mi chiedo scusa se parlo in quartese. Utilizza. Avevo qualcosa che mi faceva fare. Che mi faceva fare sneak attack una volta in contro, furtivo anche se non aveva vantaggio. Sei scusato perché avendo giocato la quarta hai sofferto. E utilizzo di nuovo, mi piace, sempre l'attacco sanguinante. Sprang, 20. Critico. E 20 anche pari, tra l'altro. Stavo per fare una battuta molto simile a quella che avrei potuto fare. Quindi momento. 4 di 6. Sì. 5. Sanguinante. 5, 10, 10 e 2, 12, 12 e 5, 17. 17, 17 e 9, 26, più 2 di 8, 26 e 5, 32. 32, 2, 34 per 2, 64 danni. È un bel. Come si dice? È un bel tritacarne. E un bel. E un bel. Quanto fa? Un di 4. Il bling ding 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 ding. Raga, raga, ding ding. Vediamo se ce l'ho migliorato. Raga, ding ding. No, ce l'ho normale. Il Bleeding Strike che fa. Non l'ho migliorato. Fa 4 di 4. No, cos'è? Sì, mi pare che sia target equine equa un di 4 volte il tuo livello, quindi 3 per 4, 12 danni continuati. Sobrio. Mi piace sto radruncolo. E queste cose non sono a consumo. Belli, no? Gli hai fatto 80 danni così. Una volta. Cazzo, infatti. Vabbè, ho pittato, ragazzi. Ah, è il nuovo critico. Sì. Sono bravo.
Chiama sicuro, però va bene. No, no, culo va benissimo. Unica tanto. Tattica se lo ruba a me, no. Questo. Lei che adesso vedi inizia le ferite che le hai fatto in questo ultimo round e mezzo tra il fuoco e il sanguinamento, non riesce a rigenerarle. Si gira verso di te, alza il suo martello e cerca di sfondarti il cranio. Prepariamo la Blazing Strike con i miei tre punti di momento. Si chiama Blazing Strike perché dopo sanguini. Perché dopo sanguini a 12 danni continuati. Io intendevo perché poi si incazzano e ti fanno sanguinare. Ma ho l'impressione. La 24. Succederà. 24, assolutamente. Vediamo se riusciamo a fare il mio Blazing Strike. 3. No. Sono 25 danni continuati. Poi si dà perché quelle fiale che ti si rompono addosso non sono tutte le fiale, quindi te le fa di meno di quanto te ne avrebbe fatto. Danno uguale al mio livello, comunque anche mi serve per Vesi Strike. No, non è Vesi Strike, scusami. Quello che ho usato è quello per mancare. Bleeding Strike. No, quello per aspetta. Ah, quello per evitare il colpo, no, evasive strike. Allora funziona così in tredicesima era: quando non colpisci fai comunque danno uguale a tutti. No, ma lui ha usato un'abilità per, sì, per difendersi. Difendersi, che fa delle cose lo stesso, mi pare. Ah, allora Bidding Strike è Slick Feint, no, quella è la finta, e non è Thief Strike, e non è, potresti non averla presa. No, l'ho presa, era Evasive Strike, non forse. E qua Evasive Strike mi dice no. Ma quante cazzo di cose non ho niente che mi consuma momentum, come mai? No, è Roll With It. Quello metà danni. Roll With It, interessante. No, effetto, a priori. Prendo metà dei danni. Ma però non faccio danni. Ok. Effetto. Prendo un punto di momentum. Effetto vuol dire anche se manco, no? Come la quarta. Non penso. Una volta per round, interruzione immediata, richiede momento. No, interruzione immediata la fai quando ti picchiano. Che adesso. Non esatto. Capito, fa la roba, effetto è comunque anche se manco. Trigger. No, che non c'è un tiro da fare. Tu non devi fare niente. Ah, io non devo colpire? No. Non c'è niente da fare. Okay. Ah, requires moment. Ah, hai speso momentum per prendere metà. Esatto. Ah, ok. È tipo l'uncanny dodge che c'è in quinta. Sono 12 danni continuati. Va bene. Beh. Perché quelle fiale... Io mi sono dimenticato di fare il tiro salvezza sui 3 danni di prima. Che supero. Ok, hai solo questi 12 allora. E sono quelle fialette che hai tolto un po' in parte prima, per fortuna, perché sennò te le faceva di più. Altre fialette lei sull'arma? Vedi che tu gliene avevi tolto un lato, adesso praticamente se ne è consumato uno, ne altri due. E invece addosso a lei altre fiale? Sì, ma non di quel liquido lì. Sono altre pozioni, cioè sono proprio generiche pozioni. Prima lei se ne è bevuta una e... Di quelle che ha bevuto per curarsi prima? Dove l'aveva presa quando ha bevuto? Per dal cuore? Cinturone che ha addosso. Ne ha qualcun'altra lì vicina che sembra simile a occhio? Sì. Ok. E no, ti ha colpito, quindi niente. Non sei arrivato a zero di punti ferita. No. Quindi tocca al bestione, questo qua. No, perché perde perché il round. Perde il round. Tails. Perché ho fatto tanto, tanto bel lavoro. Lui perde il round. Solo quando sempre non ci siamo. Il fiancheggiamento. Sì, di solito non faccio un cazzo. Invece questa volta non c'è il fiancheggiamento. Allora. Mi dia fiancheggiamento. Eh? Mi si dia fiancheggiamento. Guardo. La folla nel frattempo non è più così sicura di tifare per Vanuel. Perché state dando prova di essere abbastanza resistenti. In genere non durano così tanto. Alti e mi fermo il bestione. Come? Ti urlo dietro. Come? Un po' di storia. Hai detto che avresti dovuto fare scena, no? Ma non posso stare. Non credo. Si taglia la testa dell'idra per ucciderla. Anche se non è vero, lo sai benissimo. Ma io non ho niente per tenere occupata la gente. Il tuo corpo c'ho charm. Funziona il combat, non funziona poi. No, ma poi su di lui non funziona lo stesso. Chiaro. È un non smite. Morto smite. Ah no, aspetta, prima di tutto devo tirare per vedere il tiro salvezza. È il mio primo dado, quello è il più illeggibile di tutti quelli che possiamo. Scusa, ma io mi sono perso un po' di cose. Possibile. Scusa, lui mi avete fatto perdere un round. Eri morto a terra.
Ok, ho agito io prima di lui quando abbiamo ripreso. Cioè lui adesso è il critico che ha fatto. No, perché quando era lui è il primo del round. Lui, okay. Poi io mi sono rialzato. Mostri Tain. Sì. Come si paradosso temporale. La colpisco con 28. Lei? Sì. Ok. E fiancheggiamento. Allora, no, solo per te è importante, per lui no. Non frega un cazzo. Allora, non esiste il fiancheggiamento di Banze, no. Serve solo a te perché sei un ladro. Mm. Per quello ti dicevo, sì, c'è il fiancheggiamento per te. Che cioè, cazzo! Guarda che dadi tira però. 1, 1, 2. Questa è la cosa di dadi che ha tirato, capisci? Allora. Ha fatto merda, ma hai visto che dadi ha tirato? Tipo 2 dadi da 12, 2 dadi da 10, 2 dadi da 8. Vabbè, però... Cosa che può usare quante volte al giorno? Tanti, cioè. 9, 20, 20. Soprattutto tanti. Perché quando ne ha una e la consuma c'è una buona possibilità che la riprenda. 37, no, 30. Una la riprende automaticamente. Siamo all'escalation? 3. Eh? 3. Ok, allora ho fatto ma, qua ma cosa cambia l'escalation? Più a colpire, più danni, più a colpire, più uno per ogni un dado. Danno in più. Ho fatto... Sì, no, li ho già contati. No, 3 danni in più. Perché siete al terzo round. Cazzo, mi sono dimenticato 6 perché era cosa. Il tizio vedo, l'han ferito qualcuno? No. Sembra feribile o tipo completamente corazzato? Allora io c'è un simbionte di Venom addosso. Allora, io ho fatto 41. La mia intenzione non è quella. Ah, vediamo peraltro se si ricarica. Se si ricarica. No, questa volta no. La mia intenzione è quella di, visto che posso decidere quanti danni di questi sono sacri, io voglio fare tutti i danni sacri. Perché la mia intenzione non è ferirla fisicamente, perché so che si rigenera. Voglio piantarle Crystagrim nell'anima nera che ha. Ok. E se vuoi spendo qualcos'altro in più, non lo so. Okay, fai un tiro di dado da 20 per convincere me. Perché dado da 20? Perché? Fammi tirare un altro dado, no? 16. Beh, vabbè, dai, questa volta va bene. Ah, ah, Crystagrim si comporta bene. Al! Non tocca a lui. Dopo te in tocca a te. Ah, già che ci lui sono. È il primo. Ah, io sono l'ultimo. Già che ci sono, mi impongo le mani e uso un recovery. Tu, come sempre, sei io l'ultimo. Posso provare ad analizzare se il tizio mi sembra feribile da qualcosa di. Perché magari non sia invulnerabile a danni psichici. Cioè, magari è un costrutto. Posso provare a capirlo. Puoi fare una prova di intelligenza, però basta, perché non hai niente da cacciatore di mostri. Due. No, il, dai, mio le... il mio leionenza. Tu non hai... c'è la birra. Scusate, non avevo finito. Uso la mia quick per farmi per fare leionenza su me stesso. Il mio leionenza mi scrolla i dosso la pece? No. Allora quello lì ancora non l'ho. Ah, giusto, io devo fare il tiro salvezza. Perché? Alla fine del turno. Ma tu? Io ancora quello prima non l'ho fatto. Ma tu sei peciato. Ho preso i danni te. Sì, ero peciato prima di cadere. Merda, saperlo potevo fare un attacco gratis. Mi sono perso, Però l'hai superato. Ok. No, comunque di prova avevo fatto 13. No, non sapresti dire, anche se ti sembra difficile, perché quando l'hai visto muoversi ti sembrava privo di volontà. Ok, quindi è difficile che sia immune. Ma esiste in questo gioco l'immunità ai danni, tipo di danni? Immunità esiste, esiste anche la resistenza. Però parlamentare. Ok. La resistenza funziona che quando lo attacchi a un danno che è resistente, devi fare tu un tiro salvezza al contrario per vedere se superi la sua. Se no è zero. Se no è zero. Che cosa perversa. Direi proprio di beh, no. Come si faceva la resistenza agli incantesimi. Quindi mi sposto di là. Il più lontano, esatto, che posso. E lei come mi sembra messa? Non bene, proprio per niente. Lo provo. Bravo. Prendo la falce, la pianto per terra dalla parte del bastone, recito qualche nota, tipo in scala, e mentre lo faccio creo una specie di corda, tipo pentagramma, corda del pentagramma, tracciandola dalla punta della falce a fare una specie di arco. Lo faccio tipo e mentre lo faccio creo una nota enorme che diventa quasi una freccia. La carico in questo arco gigante a mo' di, come si dice, anime giapponese. E poi parto con la vibrazione pura con cui conosco solo io come sono, a quale risuonano le anime. Vai Madoka! E le sparo questa immensa nota di energia psichica contro la faccia. Vai. Fumble. Faccio danni anche se faccio fumble. Sì, però se fai fumble colpisci molto qualcuno pochi. Nella folla.
Ah, beh. Due, l'ha fatto fa quasi. Aspetta. 20, 11. Hai, sei la quarta escalation. 17 di MD di 1. Passata? La nota le esplode in faccia in una luce abbagliante che dura solo un istante, chiaramente. Da lontano si sente uno della scena del pubblico che fa il fulmine rosso. Scappate! Fuggito. E sono, adesso dipende tutto dai dadi. Sono. Scegli accuratamente, ci metteremo 40 minuti. No, mi date 3 dadi da 8? Sì. Scegli a tutti Tain. 2, 3, scegli a tutti main. Sono. Peccato, sarebbe stato molto bello un critico. E invece 2, mancano 0. E la madò, e che cazzo 13, però. 20, 30, okay. 36. Vedi, si lanciano così i dadi da 8. 36 e 9. 45. 45, siamo al 4. Però sta roba, io devo leggere. Grazie. Gli ha fatto 600 danni, cioè. E 10, 13, sì, vorrei leggerlo anch'io, perché in realtà gli ho fatto 45 danni per 13. Mi sembra un po' tantino. No, questo è impossibile. Perché mi vediamo subito. Questo, per quanto tredicesima era... 45 più 13. Per quanto tredicesima era sia sul versante... Perché in teoria potrebbe essere, diceva lui, la nota finale, perché è durato troppo il combattimento. Vediamola subito insieme. Arrowverse, 8 di 8, più carisma psychic damage per X dai da 6 bonus damage. No, più X di 6 bonus damage, non più. Dove X è uguale all'escalation, quindi... Ah, più X dai da 6, non è per... Quindi no, però... No, più ah, X. In più, sì, ok. Quindi detto più. Male. Più 13. Quindi 58, mi sembra. Che è più umano. Sì. Che comunque sono 58 danni per un bardo, mi sembra, lo so, mi sembra... C'ho altre due azioni. Quante volte la fai, questa cosa qua? Si ricarica a 16 o più alla fine del combattimento. Se tiro un dado da 20, se faccio 16 o più, ce la posso ricaricare. Ok. C'è un gap 13. Fra 5, sì, stavo di 500 danni. Se erano 585 danni, c'è una... 530 danni non so in più, perché ero convinto di aver letto del 1000% di più. Era bello, però uguale sarebbe, sì, bello. Sarebbe, però stato, però... sarebbe stato più bello. Magari dovevano farti, puoi usarla solo al decimo escalation die, non ci arrivi, e così lo fai esplodere. No, perché non ci arrivi, al massimo è 6. Ah, lo puoi usarla solo al sesto, sarebbe bello. Devo tirare l'azione extra se ce l'ho. Sì. E ormai due ce l'ho. Whee! Intanto vedi che la sua testa fa e voi vi trovate pezzettini di cervello di troll addosso. C'è di peggio. Mi avvicino. Vi crolla. C'ho davanti ancora un'azione. Mi avvicino, le prendo una fialetta e gliela spacco in testa. Bravo. Bravo. No, guardo verso il pubblico e faccio: è per questo che la musica ferisce più che il martello! Prendo la fialetta e gliela sbatto in testa. E quando gliela sbatti, senti che diventa tutto completamente silenzioso. Forse non si doveva uccidere. Le guardie... Adesso notate... Esce fumo. Poi... Notate il palchetto e poi dove facendo... c'è l'imperatore. Ah, non dovevo farlo a mano libera. Il palchetto dove c'è l'imperatore che stava guardando dall'alto, le guardie iniziano ad andare davanti all'imperatore e a farlo uscire, mentre la gente inizia ad allontanarsi dal centro dell'arena. Perché tu vedi... Ma che tizio, si incazzerà il piccoletto. Il coso qua dietro, vedi che inizia a... diventare ancora più grosso di quanto fosse prima. Io pensavo che cadeva a terra come un demente, invece no, no, perché non ha più controllo. E vedete che iniziano ad allungarsi svariati tentacoli. Quindi è già successo che l'hanno uccisa. No, però probabilmente si sapeva, boh, che ne so. Magari è già successo che abbia perso il controllo. Anche perché in realtà non l'avete uccisa, l'avete fatto esplodere il cervello, quindi in questo momento lei non può. Beh, ma le ho anche cauterizzato, cioè fuoco sulla ferita, non gli ricresce la testa in teoria. Le hai spaccato una delle sue boccette addosso, non hai non usato il fuoco. Quella ah, non era la pesce. No, 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 le mie. Ah, adesso dobbiamo. Adesso l'ho utilizzata. Ma quando l'ha colpita, lui ha usato una delle sue. Ah, io pensavo fosse quelle del mantello. No. Del mantello, ok. E vedete che si alzano innumerevoli tentacoli. Alla cui fine ci sono delle bocche dentate. E sta diventando bello grosso. Allora, sei Hulk, sei Venom o sei The Darkness? Deciditi un po', cazzo. Tutto. Pure tu. Molto grosso.
Sta iniziando ad occupare parecchio spazio nell'arena. Cosa stai prendendo? Perché c'è tu? Perché sono innumerevoli tentacoli. Ah, e stanchezza. Non ho parole. Datemi un dado da 6, per favore. Non ho neanche la parola. A lei, prego, usi il mio. 1-1-1. Tanto è brutto qualunque cosa succede. 2-2. Sentite una specie di vibrazione psichica che vi scuote nel cervello. Oh, Gesù. E lo vedete scomparire. Sì, è un antistress. Ci hanno regalato i nostri ascoltatori. Grazie. Ottimo. Sentite che scompare e ricompare dietro ad Al in un nanosecondo. Uno a caso, è stato un tiro. Io vedo l'ombra dietro e faccio ah ah cazzo. Un nanosecondo sta antipatico a Broxner, peraltro, ricordiamocelo. E parte un'esplosione psichica. Guarda che arriva, sì. Che colpisce tutti e tre. Oh. 27 di MD. Colpito. Direi di sì. Questa volta anche a me, sì. Sono 8 danni psichici. Aia. E in più vi trovate tutti in posti diversi e siete confusi. Cosa vuol dire confusi? Alle nella bocca del posto. Avete meno 4 a tutte le prove, attacchi, prove per un round. E nuovo turno. E no, il nuovo turno non è ancora arrivato. Sì, perché toccava Dal che ha fatto succedere sto casino. Will. Va bene, allora io prendo la mia boccetta esplosiva e vorrei gettarla sul suo cadavere. Vai. Per farlo rimanere tale, diciamo, perché per altrimenti siamo sono veramente cazzi. Sì. Hop, 18. Ok. Una buona mira, 18 e 9. 26. Vedete che il corpo effettivamente inizia a bruciare adesso che lei è morta e non riesce a rigenerare abbastanza velocemente e questa fialetta inizia a farla bruciare definitivamente. E poi... Bravissimo. Cerco di nascondermi. Ritirata! Tiro furtività? È un'azione, non puoi. No, dopo se caso vediamo se ti vede. Va bene, mi metto lì dietro. Vado a le mani. Lo faccio agire per ultimo, quindi Tain e Anna. Non sono ancora di se si metta. Tain. Allora. Io. Ah, giusto. Intanto tu vedi che ti sei trovato davanti al muro dell'arena con la gente che sta scappando da te e dal bestione e ci metti un attimo a capire da che parte sei girato. Io tiro 4 più, continuo la canzone, quella che mi dà la CA. 15. Allora. Ah, sì. Io voglio... La gente sta scappando, vuol dire che non si è ancora allontanata. Voglio prendere uno stronzo qualsiasi e gettarlo davanti. Il muro dell'arena è alto. Quanto alto? 3-4 metri. Ah, merda, troppo alto. Allora. Non puoi. Eh? Non puoi prendere uno della puttana. Come no? Sarebbe la cosa migliore da fare. Non hai mai visto Blood Bowl? È perfetto. Se io distraggo il mostro dandogli in pasto qualcuno per quel round e sfoga la sua rabbia in sì, questo modo. Sì, ma uno dei nemici dovessi dargli. Non del pubblico. Ma tanto i nemici, sono suoi amici. Quello avrà fatto qualcosa di male nella vita, no? Ma poi io sono una persona peccatore. Razionale. Allora, razionale. Non ho detto. No, razionale perché. Non ho detto morale, ho detto razionale. Razionale perché dai le razioni al mostro. Esatto. Ah, ok. Esatto. Allora, ok. Quello che faccio. E sì, Pietro, è strano che io non tirassi fuori qualcosa con i tentacoli. Infatti. È molto strano. Allora. L'ho visto abbastanza in hentai per sapere dove andrà a finire. Spero per voi di no. Osservare attentamente il cadavere dell'idiota, cioè nel senso del troll, per cercare di capire se ha qualche meccanismo di controllo, perché che io sappia i troll non è che hanno poteri psichici, quindi c'era sta melma nera. La mia conclusione è che in qualche modo lo controllasse, quindi se lo controllo io siamo a posto, hai una grande forza di volontà. Probabilmente con quella melma nera. Ma tipicamente il peso di controllo... Ok, ok. Allora, io ho della melma nera addosso. Mm-hmm. Che ancora non mi si è... Ah, a proposito, giusto, tiro salvezza. Hai ragione. Anche lui ho fatto tiro salvezza, quindi ho ben 12. Due, continuo ad avere 14. L'avevo passato già, ho fatto un 17. E prendo comunque di 12 danni, 12 più 8, 20. Allora, io ho ancora della melma nera addosso. Quello che voglio fare è imporre la mia volontà
sulla melma nera, cercare di capire se è in qualche modo collegata a tutta la melma nera che c'è attorno, e passare un ordine psichico a sta bestia di obbedirmi. Ok. Se proprio non ce la fa, se mi accorgo che proprio non ce la faccio, cerco almeno di distrarla, stordirla, piuttosto che non confonderla. Ricordati che ho meno 4. Però no, ho meno ho più 0, perché siamo al quarto quinto, allora più 1 invece che più 5, che sarebbe stato più penso io. Non prenderla mai bene quando fai un tiro di no, carisma più erboristeria, ovviamente. Sì, è sempre più erboristeria. No, carisma più inquisitore. Ok. Perché stai cercando di imporre la tua. Però che cazzo, anche tu. No, ho fatto 27. Te lo chiamo apposta. Ok. Non sono mica Pablo. Senti che riesci a entrare in contatto con questa melma. Ok. Che hai addosso. Mm-hmm. Ti rendi conto che questa melma è servitrice di quella melma. Se vuoi puoi interrompere subito il collegamento. No, quello che voglio fare... Non è possibile con la melma che hai addosso, forse con quella che aveva lei. Allora, questa è, questa è un'azione... Che sta bruciando. Che sta... Fa niente, le ustioni... Magari non è completamente bruciata. Mi avvicino con il movimento... Posso con una quick prendere un po' della melma che ho addosso anche se mi ferisco? Sì, più che altro tiro andando da 100, vediamo, c'è il 15% che non ci sia più melma raggiungibile. Quello è andato da 2 volte. 10, ma stavo cercando l'altro. 2 volte. Ah, giusto. Roll to time. Decine. Decine. 20. Beh, sono a posto. Okay. Fai fatica ma la trovi. Ok. Ti prendi comunque... 3 ferite di fuoco. Ok, devo andare a 14. Vabbè, lo segno qua perché altrimenti sto bucando la scheda di nuovo, porca vacca. E con il resto del movimento, perché si può spezzare il movimento, sì, se sì. Si sbaglio in 13esima era, me ne vado dietro alla roccia che mi sembra più protetta, che è questa qua, invece che questa, perché la mia intenzione nel prossimo round è concentrarmi di nuovo. Il prossimo round chiederò a questi che mi di restituirmi quello che gli ho dato per imporre la forza, cioè per nutrire la mia volontà. Ok. Alphonse. Alphonse ma lì fa e mantiene la canzone e inizia a cantare e canterà: hai preso troppi calci ormai, siamo tutti lividi. E lancio Wild Deal. Quanto cura? Ma non andremo adesso giù e non andremo mai. No, devo tirare. Allora, sono 2 persone ferite alleate a caso. Ok. Quindi uno dei tre. Uno cioè, rimane fuori. Due dei tre. Chi rimane fuori? Uno, due, quindi lui è dentro. No, sto tirando chi è dentro. E sei e io, rimane fuori Tain. No problema. Beh, ci speravo. Possiamo usare un recovery. Va bene, quindi io tiro, uso un recovery, un di 8 più 6. No, no, sono 4 dai da 8. 4 di 8 più 6. 5. Perché più 6? Perché... Costituzione. Ah, io prima non l'ho aggiunta. 10, 10, 2, 12, 12 e 6, 18. Quindi era 5, 10, 6 di costituzione. Ero full. Sì, perché conta metà del livello. 8, full. Il livello, 10, 40, livello. 41. Ho solo più 2 di costituzione. Io invece 4, 6, mi faccio... 2. Ah, a me non mi serve, allora ero full. Ma dai, ma io non lo sapevo, ma allora ho... Sì. Se ero full, allora però va su di lui. Se a caso... Sì. Ah no, però sono stato ferito... dell'esplosione psichica, sì, quindi mi cura a me, sì, vabbè, sì, mi sì. Full. Ma che problema c'è? Allora questa cosa mi serve una bomba e vedo se c'ho l'azione extra. Adesso siamo andati dopo. Grazie. E devi fare meno, intanto vedo se mantengo la song. 5 4 al pelo, devo fare 5 no 8 e mi sposto dietro la roccia là. I tentacoli si allungano a casaccio cercando qualche cosa da colpire. Distanza. Anche tra il pubblico. Mentre, vediamo un po'. Uno. Ok. Vedete che alcuni dei tentacoli si avvicinano al corpo centrale e si mettono in qualche modo a proteggere il corpo centrale. Altri stanno fiocinando gente del pubblico. Nessuno sta andando sulla tipa. In fiamme. No.
Non sai se è perché è la tipa. Ho visto abbastanza dettagli per sapere cosa i tentacoli neri possono fare a un troll. A un troll ustionato. Sono entai molto di settore. Molto che entai, guarda. Ne ho visti abbastanza. Tirate per vedere chi è nascosto meglio e se siete tutti nascosti. Beh, potrò aggiungere assassini, immagino, in questo tiro. Ladrocinio, sì. 13. Io, nobile. 13, destrezza. Qua ci sta di più cantastorie. Per nascondersi, sì, giusto. E non ti fai sedere. 13, 9, 22 perché destrezza. E 3, e 4. 22, 4, 26. 20. E vai che so, so. 16. Quindi io no. Beh, tu no. Vediamo, cioè, almeno non nascosto. Scusa, hai ragione. Vediamo il pubblico quanto è nascosto. No, il pubblico non è nascosto. Due. E si avventa sul pubblico. Perché è la cosa più vicina. Va bene, allora io... È aperto qua? No, le grate erano tornate giù quando siete usciti. Insomma. Si sta masticando gente del pubblico e vedete che ogni tentacolo è in grado di ingoiare una persona e è praticamente come se fosse un ma lungo tubo di gerente. E le guardie in tutto ciò? Le guardie stanno facendo andare via l'imperatore e si stanno preparando le guardie reali a scendere, però sono su le guardie. Beh, ma questa io che sono un abile legale conta come vinta. Va bene, io... Se le guardie lo ammazzano. Niente, io come azione gratuita. È lui che si è esteso sul pubblico, non abbiamo fatto niente noi. No. Non lo sai. Ma non mi batterò, la legge è la mia. Io parlo e dico... Will. Questa volta sì, non per questo motivo, ma sì. Che cazzo. Eliminarlo potrebbe essere un bel modo per apparire agli occhi... di chi desiderate. A voi la scelta sul da farsi. Certo che lo eliminiamo. Sta ammazzando la gente del pubblico. Vi salveremo noi. Non c'è. Perché non c'è due senza Tain. Io non dico niente. Va bene. Perché mi sto concentrando sul dominarlo invece che niente. Io uso Shadow Work contro di lui, perché alla fine lui è l'unico nemico che ho. Perché tiri? 17. Perché deve tirare. Vedere se non se ne accorge nessuno. 17 e carisma 7. 24. E scompare di nuovo dall'arena. Se no, scusa, cosa vedevi? Se no, ci se no lui non se ne va. Ci va. Ci e basta. E basta cosa del genere. E dopo questa roba, comunque... quando attacchi un fico da nera, doppiati. E comunque dicono, la potenza è nulla senza il control. Ah, ah. Meglio che senza troll, evidentemente. Pain. Io, appunto, riprendo la crisi di quello che l'ho dato per 4 giorni di fila, infliggendomi decine di punti ferita, e uso... tutta la... Ma in realtà se l'è mangiato tutto. È possibile. Io però intanto cerco... Cioè, infatti non è che me la riprendo. Gliela chiedo. Vedo se c'è l'energia lì. Ok? E quello che faccio è... tenere la connessione. Cioè, cercare di... Dato che avevo stabilito la connessione. Ok? Sintonizzarmi semplicemente con l'altra... con l'altra melma che potrebbe essere appunto più sopra di quella che sta controllando sto coso. Per, esattamente come ho detto prima, per imporre la mia volontà. Noi quindi stiamo vedendo, questa è la scena, stiamo vedendo te lì davanti che guarda intenso la creatura mentre si spalma la faccia di Melma, sì, sì, sì. E lecca il mignolo, sì, guardandola male, e poi si fa nell'altra parte il segno pittura di guerra, esattamente la pittura di guerra, mentre prima se l'hai spalmata tutta la faccia destra. Esattamente così, okay. Se qualcuno del pubblico ti sta guardando fa brutto. Fai un... No, credo stiano tutti più o meno scappando. Fai beh, un quelli dall'altra tiro... parte no, dai. La non hai mai visto la gente quando c'è panico. Non hai visto Spider-Man. Bastano le transenne. Ah, giusto. E sei salvo, scusa. Non parlare di quei brutti film. Fai un tiro salvezza. Chris Green ti dà un più 3. Devi fare 16 o più. Cazzo. Perché devi fare sempre le cose strane? Se funziona è ottimo. No, no, chiaro. 16 o più. Te Clotes non ti è uscito proprio, Beh, ma scusa, ma a me sembrava una cosa... Cioè... Perché è un oggetto magico in cui puoi mettere del sangue e poi riprendertelo. No, beh, in realtà, Chris, che posso anche dire di no. Posso anche fare 16 di dado puro, però mi sembrava giusto... Cioè, questo è un oggetto, no? Sì, 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 no, ma la mia era una cosa fuori, a parte. Ah, ok, ok. Perché si deve lamentare di qualcosa ogni sera, se no non funziona. Ho 18 di dado più 3. Comunque era solo una considerazione, non era una lamentela. No, no, scusa, che non... Non è male, è una considerazione, cioè... Ti dovresti meglio con Clotes. Si gira verso di te e senti la sua forma melmosa, sì, entrare a fare parte di te. Saresti in grado di controllare in parte la forma che assume. Non sei ancora in grado di
dominarlo completamente. Via dal pubblico. Via dal pubblico. Ti appare il mio angioletto di fianco. C'è del sexy. Salva gli innocenti, ci servirà un imperatore. C'è del sexy nell'aria, la forma melmosa che entra dentro di lui. Sì, anche il problema metallo. È che lui potrebbe adesso usarla, tipo si gira e fa trova i peccatori dal pubblico e uccideli tutti. Purge. No, quello che, come si dice, dato che la forma è abbastanza amorfa, la mia intenzione... Capisci che ha sei forme che può assumere. Capisco. Come un antico dio. Che sei forme che... E non capisco quali sono, quindi che cazzo ne so. Per ora no. Senti, una è questa di difesa. Più piccola, di difesa. Più piccola. E questa è di difesa. In più prima ha aperto l'universo per teletrasportarsi, ha aperto proprio uno squarcio nel mondo. Bene. Per adesso ne posso controllare la forma, ma non posso controllarne le azioni, quindi non posso dargli dei comandi. Non ancora. Forma piccola. Non è detto che piccola. Non è Majin Buu, dai, forma piccola. No, è detto che ma piccola sia più... Sia no, ma almeno non ammazza il pubblico. Ma che cazzo me ne frega del pubblico? Il fatto è che se questa è la forma di difesa, le altre saranno più pericolose di quella di difesa, ti pare? No, non possiamo commentare, siamo fuori gioco. Infatti. Allora... Prima si è teletrasportato. Ok. E voi vi siete trovati spostati quando vi siete teletrasportati. Bene. Io gli dico... Allora, gli dico di rifarlo. E voglio che lo faccia nel bel mezzo della cazzo di grata. Cazzi suoi dove esce, quanto si ferisce o se rimane incastrato. Tanto è lì vicino. Ma non hai detto che non puoi controllare le azioni? Questa so che è una forma. So che... Quello che è successo la prima. La forma che lo costringe a teletrasportarsi. Il dove non lo puoi costringere. Ah, il dove non posso costringerlo dove? Sul dove? Allora che cazzo. Bisogna allora... anche sperare che sia un teletrasporto a breve raggio, se no lo mandi tipo. E infatti, in mezzo alla città. No, allora scusa, se non posso controllare dove, quello che succede è che non mi frega niente di fargli cambiare forma. Tutto quello che faccio è concentrarmi per controllarlo il round dopo. Perché a me, onestamente, che stia falciando il pubblico, devo essere sincero, non interessa. Già. Con l'imperatore che se ne sta andando. Alphonse. Vedi che la sua attenzione è comunque tutta su Tain in questo momento. Sì. E io vi grigno i denti e vi dico: ancora poco e sarà sottomesso. Adesso mi... Io stavo per partire in quinta. No, vi dico, non è necessario mettervi in pericolo. Lo sto piegando. E vedete che comunque un po' la sua forma sta cambiando. Fammi vedere quanto mi fido. Io non devo tirare, io mi fido, io ne sono tanto sicuro. Beh, lui ha, no, lui ha motivo di confidarsi, no, perché andare lì a prendere mazzate, ma perché sta ammazzando la gente dal pubblico? No, non lo sai. Okay. Io lo so che sta ammazzando la gente dal pubblico. Ah, sta allungando i tentacoli e mangiandosi le persone. Sì, lo so. No, non lo so. Chissà cosa starà facendo quel mostro. Scusa, pensavo a te. Visto che hai detto, vedo quanto. Ehi, quel tentacolo ha preso una signora anziana. La sta avvicinando alla bocca. Che carino, la vorrà leccare. Pensavo. Oh, non esce più. Che carino, ci sta giocando. Pensavo parlassi di Tane. La starà aiutando a attraversare la di strada. Solito quando Al dice sta ammazzando qualcuno si riferisce a Tain, è per quello che mi sono confuso. E peraltro di solito ha anche ragione, diciamola. Barba. Così. Io mi sposto un po' dietro la roccia più vicina, quella, per sposto più sulla sinistra. E ci copulo. E su un tentacolo che sta prendendo una persona e se la sta portando alla bocca, faccio... Non allungarti, orribile creatura! Il tuo combattimento è qui! Rispetta l'arena! E faccio un battle chant. Mirato al tentacolo. Vai. 20! Woohoo! Ok. Cinque. Quattro, nove, 18. 36 danni. No. Sì, 36 danni e ho fatto 20, quindi con 20 c'è qualcuno che è vittima di qualcosa? No, io sono... Che devi fare tiri salvezza? Beh, sì, nel senso... cioè, no, beh, scusa. Tiri salvezza di danno continuato, lui ancora ce l'ha. No, io... Ah no, l'hai passato. L'hai passato. Ci sarà quindi quello non mi serve, allora farò questo. No, perché è dispari. Lui deve fare un altro tiro salvezza per dominarlo. È solo per
può fare immediatamente un tiro salvezza invece che alla fine del suo turno. Posso usarla? E allora gli canto qualcosa. Ce l'ho, aspetta. Solitario nella mischia va, se lo incontri gran paura fa, la sua spada poi ti ammazzerà. Scappa, c'è Alzorn, scappa, c'è Alzorn, scappa. E poi con la nota faccio vado. Ne mai pensata di notte questa? Guadagno. No, lui si prepara. Guadagni. Proprio gli vengono anche in 9 15 punti di vita temporanei. Ottimo. Ah no, scusa, no, questa qua era quella del reroll. Per ritornare il tiro salvezza. E questa era la prima azione. E vediamo se mi dura. Se fa il tiro salvezza. E adesso? Lo fai adesso. Posso rerollare. Vediamo se mi vediamo se questa volta mi entra. Quanto devo fare? È come prima. Un'altra volta. Più in birico di così se muore. 12 e 3, 15. Ho fatto più di 13. Dovevi fare 16 o più. No. Te l'ho detto prima. Vediamo se mantengo la canzone. Oh, implacable, ho più uno e roll save. 14. Beh. Non ti basta uguale. Sì, arriva a 16. Ah, 16. Io direi per la convinzione glielo darei passato. Ok. Anche perché mentre lo fai, io ho fatto fumble sul mantenere la canzone. Quindi si spezza la canzone e con l'ultima cosa ti do un recovery. Allora, vede... Oh, ok, la posso da scrivere? No, perché ho un'altra azione. Allora, che palle. Prego, vai. Forse. 18 azioni ogni volta. Ho un'altra azione? Col di 8, minchia. Cazzo, devo fare l'elfo selvaggio, c'è il doppio furtivo. E... L'elfo selvaggio è gravissimo. Faccio un altro batter chance, un altro tentacolo. Giusto. Per salvare le persone. 18. Più tanto. I danni sono... Ah, io prima mi sono dimenticato. I danni sull'altro tentacolo era più il... L'escalation dai. Questi sono 10, 14, 23 più l'escalation dai. 29. Quindi 29 danni. In più ho fatto 18. Quindi pari faccio... Vai Tain, è il tuo momento! E ti do punti ferita temporanei ora. Allora, ti ho dato punti ferita temporanei. Mi hai guarito. Tiro salvezza e curato. Tecnicamente prima toccherebbe a lui. Che però se non ricompare e lo attacca... Può ricomparire anche sulle. Ma guarda, io visto che vedo che loro comunque stanno combattendo contro di lui, e voglio fare la mia parte, compaio. Ho salvato qualcuno dai tentacoli? Due persone. Compaio qua, eroicamente. Eroicamente? Alle spalle. Eroicamente alle spalle. E utilizzo Slick Feint per sorbirlo. Mentre nel frattempo ti cade un corpo mezzo divorato di una vecchia di fianco. Quello lo Ma allora non li sta, beh, non li sta baciando. Com'è che si chiamava il tuo Fizzik? No. Fizzik, che era, ti ricordi la vecchia lanciata nella locanda? Angela, prendo la vecchia. Full escalation. Preso. Contro la sua mental defense. Presissimo. Stordito. Grande, stordito e lui acceso. Perfetto, combo perfetto. Compaio, le tiro un colpo tipo dalle ombre, compaio dall'altro, le tiro un colpo alla nuca praticamente. E poi a terra i suoi piedi. Un punto dove non era protetto dai tentacoli dietro. La sua, come la, per un momento... la sua mente smette di farsi vigile, io trovo l'apertura, sapevo di aver piegato la sua volontà, quello che vedono le persone sono io che con queste pitture di guerra nerastre sul viso, una vocina ti dice pensa anche al pubblico, ok. Con le pitture di guerra nerastre gliela devo, dai, che mi hanno aiutato. Cammino avanti con una lentezza deliberata, si vedono le mie, come le ferite e tutte le scoriazioni della battaglia che guariscono in maniera innaturale. Io punto Chris Green verso di lui e gli dico: bestia immonda, piegati alla volontà di Nicandro, in ginocchio! E cade su un ginocchio. Io inizio facendo alta voce, cercando di fare tipo sbadiglio, faccio: oh! Tu non ferirai questi innocenti! E cerco di... Bravo. Tu obbedirai a Nicandro! E vedi che china la testa, più o meno. Più o meno, nel senso che più o meno è una testa, no? Cioè, lascia le persone con i tentacoli, io non so cosa siano gli innocenti. Non sa cosa sono gli innocenti. Beh, gli dico... Come si dice? Dai, gli ho detto... Ah, giusto, gli ho detto di inginocchiarsi. Lei gli ha detto non fare del male agli innocenti, ma... Non sta facendo del male, sta tenendo così. Poi la G-Force non conta, però...
Ora fermati, smettila e torna. L'hai sentito? La battaglia è vinta! E ritirati! Vedi che i tentacoli si iniziano a staccare, cadono e iniziano a sciogliersi in pozzanghere. Io l'ho notata che si era aperto un portale o qualcosa, posso vedere? Siamo prima notato. Quando vi siete spostati. No. Si è aperto un portale? Sì, no, come si è formata questa creatura o perché sapere cos'è. Voglio provare a capire cos'è questa creatura. Sì, fai un tiro di intelligenza. Qua ci sta cantastore perché magari qualcuno 22. Ha raccontato di un mostro. Ma mi sono perso qualcosa, cioè cosa è successo? 22. Si è aperto un portale. No, è che lo spazio-tempo si è piegato. 22. È quella melma che senza controllo ha preso la sua forma protoplasmica originale. Atavica, ancestrale. Atavica. Però visto che probabilmente il pubblico non lo sa, gli dico sempre, torna dall'abisso profondo in cui sei venuto! E io... E vedete che cadono pezzi di questa cosa finché non rimane di nuovo solo il tizio che ha quelle strane vene nere ormai che fanno parte di lui, che però cade per terra di faccia e rimane solo un'enorme chiazza di melma nerastra intorno a lui. Guardo il... Che inizia a fumare. Guardo l'imperatore che forse non è scappato e forse si è fermato. Mentre fa questo io canto. Pa, 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 pa. Rinfodero Chrissigrim e gli dico: lei e i suoi sudditi siete al sicuro e la battaglia è vinta. Facendo con la mano e nessuno emette un vagito di... Mi fermo. Si avvicina al bordo del suo falchetto. Delle persone così onorevoli e così brave a combattere che hanno potuto salvare la popolazione di Rulin sicuramente si meritano di più, e facendo alla folla di iniziare ad applaudire. E all'inizio quelli di qua tranquilli, quelli di qua un po' meno. Come uno dice che tiene la testa del bambino di fianco. Non si portano i bambini all'arena. Così esatto. Imparate come a vedere Deadpool. Esatto. E vedete che anche questi iniziano ad applaudire perché hanno paura di quello che potrebbe decidere l'imperatore nel caso non lo facciano. Io abbasso l'inchino verso la testa dell'imperatore e poi applaudo. La tirannide è un bel, a me piace, è un bel sistema, funziona bene. Per Tane è perfetto. Quali sono i nomi che devo ringraziare in questa giornata infausta? Mi volto verso di loro, come dire. Mio imperatore... Io sono Alphonse Mortimer Ginevra di Visti Acque Scure, ma sono solo un membro di questo grande gruppo di combattenti. Lascerò loro a presentarsi per ricevere gli onori che voi ci date e che giustamente ci siamo guadagnati. E alzo le braccia verso la folla. E il lato di qua è tutto... E il lato di là... Il mio nome è William, grazie per le vostre parole. E faccio un inchino. Io sono Nicandro Niveo, custode di Chrissigrim la Sanguinaria. Ah, un seguace del crociato, vedo. Faccio un cenno di sì con la testa, come dire, bravo, capisci. Non mi sembrate di queste parti. E malgrado io abbia spesso avuto a ridire col crociato, non posso che ammettere che i suoi servitori oggi hanno... portato grandi benefici a questo impero. Quindi vi inviterò ad unirvi al banchetto che si terrà in onore di questa festa. Questa notte. C'era solo un combattimento, potevamo usare tutto. Ti dico, lo sapevo, cazzo. Io faccio. Io mi sono trattenuto un sacco, rischiato di morire due volte. Grazie a proposito di quello, ti sei comportato bene. Sì, grande imperatore. Io faccio un inchino non reverente, ma rispettoso. Cioè, quegli inchini dove non chini la testa e non ti pieghi troppo. Melma. Oh. Sarà. Ti do una pulita a lui che è coperto di melma. Sarà un onore e un piacere. Ci penserà il mio fedele aiutante, braccio destro, Taruk, a occuparsi di voi. Bene! No, sto zitto. Okay. Permettete, imperatore? Avete ancora un minuto del mio tempo.
È esattamente un minuto quello che mi serve. In onore dell'imperatore di questa... di questa... esattamente. In onore dell'imperatore e di questa gente, quella sopravvissuta, che può godere di questo spettacolo in onore al più grande... Io scuoto la testa e tiro fuori un corno di birra e te lo passo. Eh? Io scuoto la testa ma tiro fuori un corno di birra e te lo passo. Faccio... Forse non è... ai vostri figli piacerà tantissimo. Forse non siete ancora pronti, ma ai vostri figli piacerà tantissimo. Bevo la birra e intono la ballata del Re dei Nani, che è una ballata mezza magica, onore Re dei Nani, ed è interamente ruttata. Com'è giusto che sia? È molto elegante. Estremamente. Non mi ricordo mai come funziona la ballata. Che bella la ballata, che bella la ballata. L'imperatore... Però i nani sono contenti. L'imperatore capisce. Meno male. Che è la nostra persona di cultura. Perché altrimenti ci faceva giustiziare. Beh, era ballata il Re dei Nani. Ma se senti un rutto di 54 secondi e basta. Non è mai intonato. È un minuto e poi non è un rutto solo. C'è il finale che sono 20 secondi di rutto. Ma poi il resto è un po' gorgogliata, ruttata. Dai, è un po' da ubriaco. Non è che hai valorato l'imperatore. È un uomo di cultura, capisci? Non è un uomo. L'imperatore è una donna. Ah, ma non era l'imperatore dei nani? No, è l'imperatore. No, è l'imperatore, punto. Non ho capito un cazzo dall'inizio. Allora, non avevo dubbi. Io ero convinto. È un sufficiente. Non dovevamo entrare alla coorte del Re dei Nani? No, all'inizio, inizio sì. Allora, no, aspetta, è diverso. Addirittura, cioè, c'era un nano che stava sussurrando strane parole all'orecchio dell'imperatore. Questa persona era molto pericolosa e doveva essere tolta di mezzo. Abbiamo scoperto che poi in realtà era un araldo draconico che si fingeva nano. Quindi magari non gli piacciono i nani? Beh, non lo so. Il suo braccio destro adesso è un nano. E lui dice, Claudio ha detto, ha capito. Quindi non... per quello non capivo, mi dice, ha capito. Cazzo, è un nano, ci credo. No, non è un nano. No, l'imperatore non è il re dei nani, è l'imperatore. Pensavo l'imperatore dei nani. No, è che... Non esiste l'imperatore dei nani. Me lo sono inventato io, allora non posso giocare nel mio sogno. Questo tale. Tant'è vero che la canzone è del... Re dei nani. Non dell'imperatore dei nani. Ma perché pensavo fosse dell'icona, ma poi i nani avessero un imperatore. L'icona è... DC15. Come si dice in italiano? 20 di dado, bomba. Quindi la capisce bene. Come sprecare... Trattengo un po' i ruti. No, io spero per questi 20. Altro che in combattimento. In genere fa fumble in questi momenti. Sì. Quindi... Come si dice delusion in italiano? Un idiota, Ah, ok. Però allora, intanto capire. Quello del Re dei Nani inimica la regina delle fate. La regina degli elfi, Lord Clord e il principe delle ombre. Beh, che tanto. Che tanto, ci stava già sui coglioni. E tiro due dadi da 6, se non sbaglio. Che sono poi quelli... No, se fallivi avevo io dadi negativi. Allora, io sono riuscito. Guadagno due punti. Due punti positivi, ciò automaticamente per correre dei nani. In questo caso, con no, perché in teoria no, in questo caso con il nino. Servito un cazzo, no, pensavo fosse un nano. No, però bisogna pensare che tanti. Ho fatto 20 di dado, è piaciuto anche all'imperatore. È 20 inutile. Non è inutile, non è inutile. Beh, intanto, chiedo intanto per il pubblico, anche a chi non piace il genere, gli è piaciuta. Ha sentito della musicalità. Un'ovazione. Dal lato di vedo è come anche, quando ti trovi davanti a un quadro che dici. Vedo, sì, vabbè, era a me, però qualcosa... Vedo anche questi vecchi appassionati di liscio che dicono: questo thrash metal, però qualcosa ce l'ha. E inoltre abbiamo fatto capire che non siamo semplicemente dei gladiatori. Perché ma... sono artista, io sono un cazzutissimo qualcosa del crociato che loro non conoscono. E lui è uno che va a destra e manca a coltello la gente. Beh, che comunque una... è fighissimo. È onorevole. Sì, certo. È molto onorevole. Come ogni buon eroe, esatto. Beh, mi avvicino alla schiena del nemico, non no, visto. In realtà è onorevole, perché lui è uscito dalla gabbia e ha detto: ora ti ammazzo, e poi quello che succede, succede. Vero. Se ti sei fatto vedere. E mentre si rialza la grata dell'arena, si chiude qua la prima puntata di questa settimana di Fumble. Vero! Perché domani non giocate di nuovo. Domani c'è lo speciale Pelle Verde. No, e avete ancora me. Te e Gianni. E ma Brozna, non sarò un bardo. Che è disperso nello spazio non nel sarò tempo. Un bardo. No, non sarai un bardo. Potresti essere Broxner da giovane.
No, in realtà dai, mi volevo, voglio sapere com'è, ma in realtà volevo essere la bambolina prima di diventare bambolina. Può essere anche carino. Mm-hmm. Perché è l'avventura di Gianni. Quindi esatto. Io devo fare il personaggio secondario, chiaramente, come nell'avventura di ai tempi di Admer, eccetera. Per scoprire che cosa succederà, o meglio, che cosa è successo a Brozmar, è vero, nel passato, potete ascoltarci domani, sempre su Facebook, sempre su Spreaker in diretta. Potete commentare già domani, sull'altro, già di su già? Domani. Di già. E di Gianni! Il di Gianni è quello che fa uno. È un di 20 con solo uno. Oddio, cioè è il di Gianni. Sono da solo con Gianni domani, quindi io faccio tutti i 20. Teoricamente sì. O io. La sfiga, Gianni. No. È dire poco. È la sfiga. Quando giochiamo ai giochi da tavolo, andate a vedervi il podcast di Come quel gioco e a guardarlo e ascoltarlo, quello che volete. Come quel gioco? Bello. Ogni volta che bisogna non fare dei tiri contro di noi, io e Claudio facciamo tirare lui. Ah. Sì, quando invece ormai... esatto, e di solito cerchiamo di tirarceli noi, però a volte ci facciamo tirare da Gianni perché è incredibile, incredibile. Se vi piace Fumble GDR, andate su fumblegdr.it o su qwerty.it, trovate tutti i podcast delle puntate precedenti, delle campagne precedenti, di tutti i giochi che abbiamo provato. Su fumblegdr.it/shop ci comprate anche magliette e oggettistica varia. E potete comprare il manuale di Urban Heroes usando il codice FumbleNow, così noi e loro ci dividiamo i guadagni. FumbleNow! Potete andare su qwerty.it/associati, fare una donazione o diventare soci se già non lo siete, e se non lo siete fatelo. In più fate una donazione che sossorbi. E insomma, facciamo un sacco di cose belle. Pensa che queste puntate, facciamo due puntate, queste puntate, vuol dire questa settimana, questa puntata facciamo due settimane. Se non avete soldi, la seconda che hai detto. Quella. Se non avete soldi perché non vi è ancora arrivato lo stipendio questo mese, può capitare. Potete comunque fare delle cose positive per noi, tipo lasciarci dei commenti o andare su iTunes e lasciare delle recensioni, delle votazioni a 5 rutti. In crociato vi dice potete rubare gli alianzani fuori dalle poste e poi darli a noi. Però gli anziani solo gli anziani peccatori. Sì, esatto. Ecco, quello che già essere arrivato a quell'età senza essere morto probabilmente in battaglia per il crociato è un gran peccato. Esatto. Un gran peccato. È uno spreco. Ringraziamo il nostro ospite che stasera ci ha aiutato. È stato un piacere. Il problema per farti tornare sarà un po' la distanza. Infatti, sei un po' lontano, diciamo. Però vabbè, è troppo a nord da qui. Sì. Molto a nord. Io abito più vicino. Quella è una delle poche cose di geografia che potrei sapere dove abita lui. Solo perché io sono alla parte sud del palazzo. A nord, esatto. Per cui non può essere più a sud. Ah, ma voi state parlando già di cose più complicate. Io parlavo a nord perché è sopra. Terron. Il nord non è sopra. Ma in questo caso è sopra. Va sud bene, è sotto. Il nord è certo. Ok. Ovest è a sinistra, quindi dove ti giri cambia l'ovest. È anche nord. Pensa un po'. Noi ci sentiamo domani sera, sempre verso le 9, di nuovo con Fabio CDR. Orchi, tantissimi orchi. Orcamania si chiamerà la puntata. No, penso, si chiama Pelle Verde, pensavo orca puttana, molto bene. Orcamania. Vittoria o morte. O anche orca. No. No, quello non si può dire. Orca moglie di Mordigian. Orco, esatto. Orco Mordigian. A domani. Buonanotte. Fambo Nao. Urban Heroes. Quello che vi pare. Quello che vi pare. Chiuso?